Gentili signore e signori, buonasera. Queste immagini vi giungono dallo stadio Romeo Menti di Vicenza, dove stanno per affrontarsi Vicenza di Alessandro Dal Canto e la regina di Pepi Pillon. È l'ultima giornata del campionato di Serie B, la Vicenza vincendo andrebbe al play-out, dunque continuerebbe a inseguire il sogno salvezza. Una regina che invece ha bisogno assolutamente di un punto, dunque la formazione di Pillon non può concedere nulla alla squadra di Dal Canto, regina a cui manca appunto un solo punticino per guadagnarsi la riconferma in Serie B. Sarà una partita dunque estremamente combattuta e durante il match vi terremo informati anche sull'andamento di Cittadella Ascoli e su Novara Lanciano, che sono le altre due partite legate al match che stiamo seguendo qui al Menti. E allora cominciamo a dare un'occhiata agli schieramenti prima di entrare nel vivo del commento della partita. Vi dico subito che non ci sono grandi sorprese per quanto riguarda il Vicenza, qualche sorpresa invece per la regina di Pepi Pillon, un Pillon che sceglie uno schieramento abbastanza imprevedibile alla vigilia. Partiamo però dalla panoramica dello stadio Romeo Menti. Come vedete la tribuna che vi stanno inquadrando adesso le nostre telecamere è strapiena, questo perché oggi la curva sud è chiusa a causa dei tafferugli, dell'intemperanza dei tifosi in occasione di Empoli-Vicenza, dunque il provvedimento ha portato alla chiusura della curva sud. I tifosi si sono un po' sparpagliati nel resto dello stadio, i tifosi vicentini. Ci sono anche una cinquantina di tifosi della regina a seguito della formazione di Pillon sistemati nella curva alla nostra sinistra. Vedete la panoramica con i distinti che offrono un bel colpo d'occhio. Nella zona all'estrema sinistra dei distinti ci sono i tifosi del Vicenza, del tifo organizzato. E allora diamo un'occhiata agli schieramenti, cominciamo dalla Vicenza dove Alessandro Dal Canto sceglie 4-4-2 con Premek che è il portiere, poi la linea difensiva per la Vicenza che prevede Padalino, Milanovic, Gentili e Lasco. A centrocampo ci sono Mustacchio e Semioli sulle corsie esterne, Cinelli e Ciaramitaro che sono gli interni, e poi gli attaccanti che sono Giacomelli e Tiribocchi. Questo vuol dire che vanno in panchina Malonga e Bojinov. All'ingresso del tunnel è pronto l'arbitro del match, che è Leonardo Baracani di Firenze, con gli assistenti che sono Bernardoni e Raparelli. Quarto uomo oggi è Fabrizio Pasqua di Tivoli. Continuano ad arrivare gli ultimi ritardatari qui allo stadio Romeo Menti, dove tra poco ci sarà l'ingresso in campo delle due formazioni. Vi do anche rapidamente lo schieramento della regina. Regina che gioca con Baiocco in porta, la linea difensiva prevede Antonazzo, Adesio, Bergamelli e Rizzato. In mezzo al campo giocano Armellino e Temai, Colucci e Varilla, con Campagnacci e Di Michele attaccanti. Dovrebbe essere Colucci il giocatore più avanzato alle spalle di Campagnacci e Di Michele. Di fatto lo schieramento della regina credo sarà un 4-3-1-2 con Colucci più Campagnacci e Di Michele come giocatori offensivi. Arriva l'arbitro e allora applausi da parte del pubblico presente, sono circa 7.000 gli spettatori in questo momento all'interno del Romeo Menti. L'arbitro Baracani guida la fila con i due assistenti Bernardoni e Raparelli. La regina oggi in maglia scura da trasferta, Vicenza in maglia classica bianco-rossa a strisce verticali. Una partita che il Vicenza deve assolutamente provare a vincere per salire a quota 44 e potrebbe portare al play-out proprio la regina, che al momento di punti ne ha 48. Attenzione però anche al Cittadella, perché se il Cittadella dovesse arrivare a 48 punti e dunque pareggiare oggi con l'Ascoli, la regina si salverebbe, perché con il Cittadella è messa meglio per quanto riguarda la differenza reti. Sono tutti i calcoli che faremo via via durante il pomeriggio. Quel che è certo è che bisognerà giocare anche con un occhio sugli altri campi. I due capitani allora, a rapporto dall'arbitro Baracani per la regina è Rizzato, per il Vicenza il capitano, lo vedete, è Simone Tiribocchi. Gioca Tiribocchi in attacco e non Malonga insieme a Giacomelli. Per Pepi Pillon la partita potrebbe chiudere l'opera. Pillon è arrivato a metà marzo al posto di Dionigi, ha pilotato per il momento la regina fuori dalla zona a rischio. Oggi però deve cercare di completare l'opera, ma sarà estremamente complicato. Ecco i tifosi al seguito della regina, vi dicevo sono una cinquantina sistemati alla curva alla nostra sinistra. Hanno anche esibito pochi minuti fa uno striscione a conferma del loro appoggio alla squadra di Pillon.
Pronto anche Alessandro Dalcanto, in piedi davanti alla sua panchina. Vicenza, che con il successo di Modena la scorsa settimana è ancora vivo e dunque cerca di prolungare la sua stagione con la coda del play out. Vedremo se ci sarà e contro chi. Ci siamo, è tutto pronto. Dunque il primo pallone del match verrà giocato dal Vicenza. Però c'è un problema alla curva, alla porta alla mia destra. Il guardaline segnala all'arbitro che c'è un problema alla rete e dunque ci sarà un pizzico di ritardo prima dell'inizio. Oggi è fondamentale la contemporaneità su tutti i campi, ma si comincia con un problemino alla rete della porta difesa in questo primo tempo dal portiere Premek del Vicenza. E allora è pronto l'inserviente ad entrare sul terreno di gioco per rimediare al problema alla rete vicentina. Ne approfittiamo anche per farvi vedere appunto un po' di colore, il pubblico sistemato oggi sulle gradinate, tutta parte la curva sud chiusa, ripeto ancora, dopo gli eventi accaduti in occasione di Vicenza-Empoli due settimane fa. Premek con il guardaline Bernardoni verifica che sia tutto quasi in ordine, mentre l'inserviente è arrivato e sta per rattoppare il piccolo foro che c'è vicino alla traversa. Eccolo l'addetto al terreno di gioco. Le nostre telecamere, ben 5 quest'oggi, vi hanno già mostrato uno striscione esibito dai tifosi della Regina a sostegno della formazione di Pillon, tifosi che arrivano da Montebello. Mentre sul terreno di gioco vedo il delegato della Lega che è al telefono, perché ovviamente bisognerà verificare se cominciano in contemporanea Cittadella Ascoli e anche la partita del Lanciano a Novara, oppure se là comunque si fa iniziare il primo tempo e poi si cercherà. Eccolo qua il delegato della Lega, come vi dicevo, al telefono per verificare la contemporaneità su tutti i campi. Adesso il problema del delegato della Lega è decidere di far iniziare le altre partite, questa sarebbe l'ultima a iniziare, oppure fermare sia la partita di Cittadella sia la partita di Novara per dare la contemporaneità a Cittadella Ascoli, Novara Lanciano e Vicenza Regina. Qui intanto non si parte e siamo già un paio di minuti in ritardo sulla tabella di marcia. Nel mio monitor naturalmente sto tenendo d'occhio anche quanto accade sugli altri campi e tra poco vi dirò se Cittadella Ascoli e anche Novara Lanciano avranno inizio oppure se aspetteranno l'ok qui da Vicenza. Intanto le immagini vanno sugli inservienti, adesso più di uno che stanno cercando di sistemare la rete. Il problema è appena sotto la traversa dove si è creato un varco, da lì potrebbe passare il pallone naturalmente. Il guardalino ha segnalato tutto quanto all'arbitro Baracani di Firenze, che deve aspettare prima di dare il segnale di partenza. Baracani sta verificando da lontano l'andamento, diciamo così, dei lavori, mentre il guardaline che è rimasto lì sulla linea di porta è quello che dà le indicazioni più precise. È lui che vuole essere sicuro che non ci siano buchi o varchi strani tra la rete e i pali della porta. Vedete ancora il guardaline Mauro Bernardoni di Modena che ne ha indicazione, e questo è Baracani che da centrocampo segue l'evolversi della situazione. Intanto c'è Semioli che si è avvicinato al delegato della Lega. Semioli, il giocatore del Vicenza, si è avvicinato al delegato della Lega, lo vedete sul terreno di gioco, per chiedere appunto al delegato se sugli altri campi si comincia oppure se si aspetta l'ok qui da Vicenza. Adesso la rete è a posto, vi dico che tutti aspetteranno l'ok qui del delegato di Vicenza, perché anche sugli altri campi si sta aspettando che si cominci qui allo Stadio Menti. Dunque è tutto fermo sugli altri campi del campionato di Serie B perché non arriva l'ok. Adesso mi pare che ci siamo, qua si comincia e si comincia anche contemporaneamente sugli altri campi del campionato di Serie B. Dunque con 3 minuti di ritardo più o meno inizia questo match, così come iniziano anche le altre partite di quest'ultimo turno di campionato. Attacca da sinistra Semioli, viene fermato da Etemai, poi sulla carambola la rimessa a favore della Regina, messo fuori il pallone Lasco, rimessa per Antonazzo che gioca di fatto da terzino destro nella linea 4 dietro di Pillon. Proprio di testa di Lasco, in mezzo riconquista il pallone Colucci che allarga per Rizzato, va a profondo Rizzato che trova una carambola, rimessa laterale a favore della Regina.
Ripeto dunque, tutte le partite iniziate con 3 minuti almeno di ritardo rispetto al previsto. Qui c'è fuorigioco di Di Michele, almeno mezzo metro la posizione irregolare di Davide Di Michele. Bandierina alta dall'assistente dell'arbitro, il calcio di punizione, eccolo qua, il guardalinea Bernardoni, colui che ha indotto l'arbitro a fermare la partita prima che la rete venisse sistemata. Fuorigioco che abbiamo visto nel replay, c'era. Calcio di punizione battuto con tocca a sinistra dove c'è Lasco. Centralmente Lasco per Gentili. Gentili su Pallalino. Il lancio di Pallalino. Cercare tiri bocchi che non ci arriva. Alle spalle di tutti c'è Adesio. Sul rilancio di Adesio, Pallalino di testa. Si lotta sulla tre quarti. Palla giocata nella zona di Bergamelli. Sul disimpegno ancora Vicenza. Di testa Etemai che però spinge via l'avversario. Calcio di punizione. Il fallo di Mehmet Etemai, posizione già battuta ma con palla in movimento, tutto da ripetere, aveva battuto Ciaramitaro ma col pallone che si muoveva ancora. Calcio di punizione allora per il Vicenza, stavolta va alla battuta Giacomelli, avanzano i colpitoni all'interno dell'area di rigore, anche Ciaramitaro in area. Arriva il pallone di Giacomelli, palla che spiova alle spalle di tutti, colpo di testa sopra la traversa di Milanovic. Prima occasione del match, Milanovic, quando si gioca da 2 minuti e qualche secondo. Come rivediamo, riesce ad arrivare su questo pallone che sbuca alle spalle di tutti, ma non trova però lo specchio della porta. Rilancio allora del portiere della Regina, Paiocco. Milanovic un buon colpitore di testa, lo ha già dimostrato in questo primo inserimento della giornata. Rinvio lungo di Paiocco, lotta Armellino, fermato da Lasco, calcia il pallone in profondità Cinelli, palla che cade nell'area di rigore di Paiocco, nessuno del Vicenza può intervenire, si guarda intorno Paiocco, aspetta che i suoi risalgano prima di effettuare il lungo rinvio, anticipato Campagnacci proprio da Milanovic. Cambio gioco della Regina con Colucci, da quella parte c'è Rizzato, Rizzato che alza un buon pallone per Barilla in sforbiciata Padalino. Campagnacci fermato, poi il lungo disimpegno del Vicenza e fa ripartire l'azione con Mustacchio. Ancora Mustacchio di testa che contende palla a Rizzato, poi va profondo, troppo profondo però in Vicenza, non partono né Giacomelli né Tiribocchi. Vicenza che cerca di dettare subito i ritmi al match impostando una partita molto molto offensiva. Regina che però si aspetta una partenza lanciata del Vicenza. Paiocco, Lasco in anticipo su Armellino, Antonazzo, alla meglio Antonazzo, Armellino, poi Di Michele, toccato il pallone da Milanovic, la palla è fuori, la rimessa del Regina. Per quanto riguarda il modulo degli Amaranto, per ora sembrerebbe in effetti un 4-4-2 puro con Colucci molto arretrato sulla linea di centrocampo e Armellino largo a destra come esterno di fascia destra, Armellino, e terzino di fascia destra è Antonazzo. La rimessa del Vicenza. Lasco, disturbato Giacomelli da Antonazzo. Etemai da respiro all'azione appoggiando per l'avanzata di Rizzato, all'indietro per Bergamelli, poi Adesio. Adesio con il destro cerca Campagnacci, palla profonda per Campagnacci, l'intervento in anticipo di Premek. Campagnacci guardato a vista però da Gentili, palla appoggiata su Pallalino, battuta profonda dallo svizzero, di petto Tiribocchi, Giacomelli prova a cambiare ma c'è Antonazzo a chiudere, stop e rinvio di Antonazzo per Campagnacci, sfiora il pallone Campagnacci ma non lo tiene, alle sue spalle allora Pallalino, si fa sentire il pubblico vicentino. Il tifo organizzato del Vicenza oggi non è in curva, la curva è chiusa per la squalifica, ma il tifo organizzato è di fronte alla nostra postazione nei distinti. Parte lancio profondo con Mustacchio fermato da Rizzato, Cinelli, il palleggio a parte Giacomelli, poi torna e va a chiudere Colucci, sbaglia il disimpegno Bergamelli, Cinelli per Mustacchio, Mustacchio contro Rizzato, di testa Mustacchio, Bergamelli di testa, mette in fallo laterale, c'è rimessa con le mani a favore del Vicenza. Il pubblico del Menti spinge la squadra di Dalcanto. Si gioca da 5 minuti e mezzo 0-0. Cinelli. Cinelli cerca un compagno in aria, trova però Adesio all'anticipo su Tiribocchi. Lasco di testa. Cinelli fermato, c'è uno scontro duro. L'arbitro interrompe l'azione, ci sarà calcio di punizione a favore della Regina.
per l'intervento subito da Colucci. Si scusa con lui Antonio Cinelli, è andato a contendere questo pallone, come rivediamo Cinelli era arrivato prima, però Colucci che prende una botta, è il motivo del calcio di punizione concesso all'arbitro a favore della formazione Amaranto. Pronto a battere lungo Paiocco, cerca con lo sguardo Campagnacci Di Michele, poi va a servire lungo, troppo lungo sia per Campagnacci che per Di Michele. Pallone di Premek, aspetta il portiere spagnolo e poi gioca con le mani ancora per Padalino. La tendenza di giocare subito il primo pallone da parte di Premek è sempre sulla destra, dove Padalino è il primo dei difensori serviti, è lui che deve far decollare l'azione. Ora a sinistra con Lasco, Lasco per Tiribocchi, lo prende in marcatura Dejo, ancora Tiribocchi, Giacomelli inciampa sul pallone, lo perde, poi Antonazzo che va lungo per Di Michele, buono l'anticipo di Milanovic, il tocco è per Cinelli, tutto chiuso, Lasco si lotta, Milanovic, Lasco allontana Armellino, buon giro palla in mezzo al campo della Vicenza con Ciaramitaro, poi all'indietro per Gentili, Gentili per Padalino, Padalino prova a servire Tiribocchi con questo lancio profondo, colpo di testa di Bergamelli che ferma Padalino, Barilla stop e rilancio per Campagnacci che parte in contropiede, in mezzo c'è Di Michele, Campagnacci l'uno contro uno con Gentili, lo salta Campagnacci, entra in area Campagnacci, Campagnacci prova a liberarsi per il tiro, Di Michele tutto chiuso, mischia Barilla, Campagnacci ancora, fallo di Campagnacci, calcio di punizione, azione arrembante di Campagnacci, fermato però dall'arbitro, ha commesso fallo, punizione già battuta, riparte Mustacchio, l'anticipo secco su Giacomelli e di Bergamelli, la partita sta salendo di intensità, Bergamelli, Campagnacci, siamo arrivati all'ottavo minuto di questo primo tempo, lotta Barilla, fermato però Nino Barilla, e allora Ciaramitaro da questa parte per l'avanzata di Semioli, Lasco, Lasco si ferma e lascia per Ciaramitaro, con quel regista della squadra il numero 4 Maurizio Ciaramitaro, Milanovic, Lasco, parte il terzino sinistro, lo scarico per Giacomelli, Giacomelli punta all'area, Giacomelli in mezzo, finisce a terra, non c'è fallo però su Tiribocchi nella pressione di Bergamelli, tutto regolare secondo Baracani, in piedi il tir Simone Tiribocchi, va bene così, accetta le scuse dell'avversario Tiribocchi mentre il pallone del portiere Pagliocco, senza fretta al rilancio Paolo Pagliocco. Ci abbiamo verso il decimo di questo primo tempo, finora una occasione da gol è stata del Vicenza dopo due minuti, un colpo di testa di Milanovic con palla alta, Giacomelli, il Vicenza fa la partita, la regina difende, va di contropiede, allontana Lasco, Semioli pressato da Antonazzo, pallone servito all'indietro per Giacomelli e poi da questi a Gentili, lateralmente difensore centrale per Padalino, Padalino su Mustacchio, arriva però Rizzato, ancora Padalino, cercava di nuovo Mustacchio, non lo trova, la rimessa è della regina, ovviamente gioca con molta pressione addosso in Vicenza, lo si vede anche dai volti dei giocatori biancorossi che hanno un solo risultato per continuare nel loro campionato, per andare al play out, cioè vincere oggi. Barilla di prima, Nino Barilla per Di Michele, in vantaggio però c'è Padalino, Di Michele su Padalino, per poco non combina un pasticcio Padalino, poi riesce a cavarsela e lascia per Milanovic, Milanovic su Semioli, Semioli è l'ala sinistra mentre all'ala destra c'è Mustacchio nel 4-4-2 di Alessandro D'Alcanto, Milanovic, Cinelli, imposta Padalino, cerca la profondità in la Vicenza, Bergamelli in vantaggio, tocco laterale, Rizzato spazza via senza badare troppo allo stile, la palla finisce fuori, c'è rimessa con le mani a beneficio del Vicenza, data la rimessa dal canto agitato davanti alla sua panchina, Mustacchio prova a crossare e trova il primo calcio d'angolo del match, protesta Rizzato con il guardaline perché secondo lui non era corner, invece l'assistente dà calcio d'angolo, Mustacchio alla bandierina ma lascia a Semioli, attenzione al calcio d'angolo di Semioli, pronto a calciare, palla con effetto ad uscire dentro l'area di rigore, Colucci che libera e mette in fallo laterale, ancora Semioli con le mani, arriva da lontano anche Padalino, prepara il cross, palla bassa in mezzo, occhio a Giacomelli, prova a girarsi, palla che non passa, ci riprova Giacomelli, ancora Giacomelli, fermato di nuovo, insiste Giacomelli, linea di fondo, serie di carambole, sempre Giacomelli, Barilla su di lui, ancora Giacomelli, Barilla che gli toglie il pallone, poi lo concede a Rizzato che batte lungo,
Vicenza che adesso ha guadagnato metri sul terreno di gioco, mentre dal canto in panchina ha indossato una pettorina arancio perché probabilmente si confondeva il guardalinea dalla parte opposta, visto che la tuta di dal canto è uguale alla maglia da gioco della Regina. Rimessa con le mani a favore della formazione dunque di Pillon. Siamo arrivati all'11esimo. Con le mani Antonazzo. Antonazzo per Etemai. Nessuno su di lui. Adesso arriva Ciaramitaro. Etemai prova il dribbling. Non lo molla Ciaramitaro. Antonazzo. Piatto destro lungo per Campagnacci che parte, ma la palla è facile per Premek. Recupera il pallone e lo concede come sempre ha fatto finora alla sua destra per Padalino. E Padalino che va ad impostare, tiene palla allo svizzero, poi lascia Gentili. Gentili per Milanovic. Alla Regina va bene lo 0-0, con il punto la Regina sarebbe salva. Ciaramitaro. Regina che lascia l'iniziativa del match al Vicenza. Mustacchio fa filtrare un pallone sul quale va a chiudere due volte Colucci, che poi va giù, norma nel vantaggio, Rizzato. Barilla prova a far correre, si sdraia però Padalino sulla linea di passaggio e mette in fallo laterale. Attenzione perché c'è il primo gol del pomeriggio. Il Lanciano è passato in vantaggio a Novara e dunque Lanciano 1, Novara 0. Lanciano che di fatto in questo momento è salvo con il gol che ha appena segnato a Novara. Dunque primo gol del pomeriggio con il Lanciano, avanti 1-0 dopo 12 minuti sul campo del Novara. Per ora dunque Lanciano fuori dalla lotta per non andare al play out. 50 punti per il Lanciano. Novara che non ha più bisogno di punti, ormai è sicuro del quinto posto, comunque vada a finire. Qui c'è rimessa intanto a favore della formazione ospite. Con le mani Vantonazzo. Tutti i mercati i compagni. Pallone servito a Adesio. Adesio profondo per Di Michele. Milanovic a chiudere. Lasco che ci arriva, non riesce ad evitare il fallo laterale. Rimessa di Antonazzo su Di Michele. Di Michele all'indietro. Etemai, pallone sporcato, arriva Barilla. Stop e tiro di Barilla. Prima conclusione del match per la Regina dopo 13 minuti. Il tiro è di Barilla dai 25 metri, un tiro senza troppe pretese. Con pallone alto, come stiamo rivedendo dal nostro replay. Il rinvio dunque di Premek. Se ne sta andando il primo quarto d'ora di partita al Menti. Punteggio di 0-0, 0-0 anche a Cittadella, tra Cittadella e Ascoli. Lanciano vince a Novara 1-0. Di Michele, Colucci, Simone Rizzato. Ancora Rizzato, la mette dentro l'area di rigore dove Di Michele era in fuorigioco. Infatti arriva il fischio dell'arbitro, bandierina alta e guardaline. Fuorigioco di David Di Michele. Al momento niente play out, perché tra Ascoli, Vicenza e le quarte ultime sarebbero più di 4 punti. Fuori gioco che abbiamo rivisto, c'era Di Michele. Al rinvio dunque al calcio di punizione Premek. Invoca il pallone lungo Giacomelli, così come Tiribocchi. Palla su Tiribocchi. Mustacchio. Mustacchio, Cinelli. Cerca di andarsene in mezzo a due, viene fermato Cinelli da Etemai. Etemai all'indietro per Rizzato. Una buona cerniera quella della Regina lì in mezzo al campo finora, con Etemai e Colucci che sono i due centrali, mentre Armellino fa l'esterno di destra, posizione abbastanza strana, anomala per lui. Barilla. Barilla. Serve Campagnacci in posizione regolare. Ancora Campagnacci, si smarca per il passaggio. Poi Etemai. Etemai sta arrivando dalla parte opposta Antonazzo. Colucci. Rizzato ancora per Colucci. Passaggio indietro, Bergamelli, torna da Colucci, palla alzata e ancora fuori gioco, nuova posizione di fuori gioco, stavolta di Rizzato, già tre fuori gioco fischiati contro la Regina in questi primi minuti di partita, vediamo se questo c'era, e c'era nettamente, fuori gioco di Rizzato al quarto d'ora esatto di questo primo tempo. Lasco, prolunga Tiribocchi, Giacomelli. Arriva Etemai, c'è fallo di Bergamelli, calcio di punizione, il fallo non è di Etemai ma è di Bergamelli su Giacomelli. Calcio di punizione, questo è l'intervento punito dall'arbitro, la trattenuta di Bergamelli, qui il gioco è già fermo. Punizione battuta da Giacomelli, Lasco all'ala sinistra, il cross è buono in mezzo, prova a calciare, Signoli, fermato però, poi Campagnacci, finisce giù Campagnacci, spinto a terra
da Lasco, doloranti tutti e due. Fallo su Campagnacci, punito dall'arbitro Baracani. Calcio di punizione allora a favore della Regina. Rivediamo il calcio di punizione battuto un po' a sorpresa. Lasco che va all'ala sinistra, la mette in mezzo. Il tiro di Semioli ribattuto da Rizzato, poi Campagnacci pressato da Lasco. Eccolo l'intervento proprio davanti agli occhi dell'arbitro. Infortunati sia Campagnacci che Lasco. E allora in campo i due medici sociali, il dottor Pasquale Favasuli, il medico della Regina, e in campo anche il dottor Giovanni Ragazzi, il medico del Vicenza. Si dissenta anche l'arbitro. Tutto ok per Lasco, tutto ok anche per Campagnacci. Vedete Favasuli che lo accompagna fuori. Niente di grave per Alessio Campagnacci, che tornerà regolarmente al suo posto. Pronto a rientrare anche Zalt Lazco, difensore ungherese. Tifosi della Regina che si fanno sentire, o almeno ci provano, sono una cinquantina nella curva alla nostra sinistra. Per questo infortunio capitato al 17esimo con l'ingresso dei medici ci sarà un minuto di recupero a fine primo tempo. Batte lungo Gentili, adesio di testa, palla in fallo laterale, la rimessa è della Vicenza. Vicenza che è partito sì forte, ma sta incontrando qualche difficoltà nell'andare al tiro. Finora solo una conclusione di testa con Milanovic dopo due minuti. Lasco, Giacomelli, Antonazzo calcia via, di petto Campagnacci, lotta di Michele, poi Etemai, Armellino in mezzo per Colucci. Colucci piazzato da playmaker basso davanti alla difesa nel 4-4-2 puro di Beppi Pillon. Lancio troppo lungo con Lasco che chiude. Semioli, Lasco, attenzione al retropassaggio. Milanovic disturbato da Campagnacci. Milanovic non si aspettava il pallone di Lasco. Pillon tesissimo, passeggia davanti alla panchina. Milanovic ha messo in fallo laterale. La rimessa allora per Antonazzo. Ci abbiamo verso il 20esimo minuto di gioco. Antonazzo con le mani per Di Michele, che controlla un pallone non facilissimo, poi viene chiuso. Rilancio in fallo laterale ancora di Lasco. Nuova rimessa per gli uomini di Pillon con Antonazzo che se ne incarica proprio davanti alla panchina di Pepi Pillon. Antonazzo su Di Michele, alla bandierina Davide Di Michele, prova a cercare una carambola, alla fine non la trova. La rimessa è del Vicenza, si allontana Davide Di Michele. Decisivo l'arrivo di Di Michele a gennaio con i suoi gol, per ora ha portato la Regina fuori dalla zona playout, ma oggi è veramente la prova senza appello. Colucci a chiudere in fallo laterale. Rimessa di nuovo per il Vicenza, lascia lì Semioli. Noi siamo fermi su un'occasione per parte, un tiro meglio per parte. Milano dice dopo due minuti di testa messo alto per il Vicenza. Barilla al tredicesimo ha messo fuori con un tiro da lontano per la Regina. Nessun tiro nello specchio della porta per le due formazioni finora. Partita molto tesa, pressione enorme sui giocatori in campo, soprattutto su quelli del Vicenza costretti a vincere. Con le mani Antonazzo, Di Michele per Etemai, arriva Giacomelli, con Etemai e Giacomelli, fallo in gioco pericoloso di Etemai. Calcio di punizione dunque a favore del Vicenza già battuto. Lasco cercava tiri bocchi ma non lo trova, c'è Adesio. Ha messo fuori Daniel Adesio, subito con le mani Semioli, per Tiribocchi, Tiribocchi, Giacomelli, ancora per Semioli, Semioli all'ala sinistra, l'ultimo a toccare credo sia stato Antonazzo, infatti calcio d'angolo. Antonazzo non è convinto della chiamata di Baracani che dà calcio d'angolo. Vediamo l'episodio? Qualche dubbio, non era facile perché vanno in contemporanea sul pallone, arriva la palla forte in mezzo, palla che passa, non la prende nessuno. Occasione che comunque non sfuma perché il Vicenza è ancora in possesso palla con Milanovic. Milanovic disturbato da Antonazzo, nuovo calcio d'angolo, il secondo consecutivo. 3-0 contro i corner. Vicenza che di testa si è già reso pericoloso con Milanovic in apertura di gara e ora ci riprova. Dalla bandierina va Giacomelli, Gentili abbracciato da Bergamelli, c'è anche Semioli, c'è Milanovic, troppi abbracci per i gusti dell'arbitro che richiama i difensori della Regina. Minaccia provvedimenti nei confronti di Antonazzo e di Rizzato l'arbitro. Tutto ok, si riparte, arriva la palla in mezzo, Milanovic spostato al momento dello stacco di testa, si gioca all'indietro Lasco. Padalino rischia un passaggio in orizzontale sul quale sta per arrivare Di Michele. Un scacchio parte, lo affronta Barilla, la rimessa della Regina, la carambola favorisce la formazione di Pillon. Rimessa dunque non di Mustacchio che deve lasciare il pallone per Rizzato che andrà alla rimessa con le mani.
non è una partita facile per Leonardo Paracani, l'arbitro di Firenze, una partita nella quale non può sbagliare nulla. Con le mani rizzato Barilla, in mezzo Barilla, prova a partire Di Michele, chiuso Barilla, fermato ancora Mustacchio, palla toccata da Colucci, da questa parte Armellino, non riesce a chiudere, allora va il Vicenza, parte veloce il terzino Lasco, avanza Lasco, la mette per Tini Bocchi, colpo di testa di Colucci, ci riprova il Vicenza Cinelli, tutto regolare, allontana la retroguardia della regina, Padalino, il lancio di Padalino nella zona di Antonazzo che sfiora e mette ancora in calcio d'angolo, 4 corner per il Vicenza in questi primi 22 minuti, attacca il Vicenza, passeggia davanti alla panchina dal canto, arriva il pallone in mezzo, Baiocco, impresa alta la tiene, non era male il calcio d'angolo, forte e teso sul limite dell'area piccola, ma Baiocco anticipa tutti e tiene questo pallone, 4-0 il conto dei corner dopo 22 minuti di partita a favore della Vicenza, che ha una certa supremazia territoriale ma per il momento non riesce a concretizzare. Baiocco lungo, colpo di testa di Cianamitaro, poi Antonazzo, una buona partita finora per Antonazzo da terzino destro, Adesio come centrale al fianco di Bergamelli, fuori gioco sul lancio lungo, ancora bandierina alta, un po' perplesso Di Michele, sono già molti fuori gioco fischiati alla regina finora, vediamo qui al momento del rilancio di Adesio, netta la posizione fuori gioco dei due attaccanti, buona finora la prova della terna arbitrale, Padalino, Cianamitaro, da questa parte Lasco si fa vedere Tiri Bocchi, fa correre Giacomelli, in vantaggio Bergamelli che aspetta e ottiene la rimessa dal fondo, ha protetto questo pallone Bergamelli che adesso lascia lì per Baiocco, siamo a metà esatta del primo tempo, punteggio 0-0, Baiocco al rinvio, sugli altri campi nelle partite delle 16:30 tutti 0-0 tranne il Lanciano che vince 1-0 a Novara, gol di Falcinelli, lancio lungo di Baiocco, ha toccato per ultimo Lasco, poi arriva Semioli, Armellino su di lui, ancora Armellino che commette fallo su Semioli, la posizione di Armellino schierato da quarto di destra a centrocampo è chiaramente studiata da Pillon per ostacolare gli inserimenti di Lasco, il terzino sinistro è uno che spinge molto, Padalino la butta lunga per Tiribocchi, arriva altissima e lontana Adesio, Mustacchio, Padalino contro Rizzato, Padalino, palla che spiove tra le braccia proprio di Baiocco, si continua a giocare con il Vicenza che cerca le corsie esterne con Mustacchio a destra, con Semioli a sinistra e Pillon chiede soprattutto ai suoi di non farsi schiacciare, di salire, Bergamelli per Adesio passo per Etemai, sta arrivando su di lui Cianamitaro, allora Etemai dietro Bergamelli, pallone profondo per Barilla, vicino alla linea laterale, Barilla, la palla è fuori, la rimessa della regina, toccato per ultimo Padalino, con le mani rizzato, ci sono due palloni in campo, bisogna aspettare un attimo, bisogna allontanarne uno, provvede subito Cinelli a mettere fuori il pallone, effettuata la rimessa dalla regina, buon lavoro di Gentili, la sponda per il rilancio di Cinelli per Tiribocchi all'indietro, arriva Lasco, lo aspetta Armellino in zona, Lasco, lo scarico per Cianamitaro, poi su Antonio Cinelli per Padalino, avanza molto anche il terzino destro svizzero, Padalino riesce ad andare in mezzo a due, Padalino, mezzo a tre, Padalino, tutto regolare, Etemai, Campagnacci, Etemai, possibilità del contropiede per Etemai che poi viene agganciato da Padalino, calcio di punizione, fallo su Etemai concesso da Baracani, Padalino intanto si lamenta con i suoi mentre vediamo l'episodio precedente, nel frattempo la regina cerca la battuta lunga sul calcio di punizione ma sbaglia perché batte troppo lungo la palla, subito di Premek, Cinelli, 25esimo adesso, mancano 20 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 a Vicenza, 0-0 anche a Cittadella, con questi risultati niente play out, Giacomelli, Mustacchio fermato da Barilla cala meglio su Mustacchio, rizzato di prima il passaggio ancora per Barilla che sbaglia la giocata su Di Michele, viene via Gentili, fallo di Barilla, calcio di punizione a favore degli uomini di Alessandro Dalcanto, questo è il momento in cui Barilla
commette fallo, fallo abbastanza vistoso, proprio due passi dall'arbitro. Punizione battuta, Gentili, poi Milanovic. Milanovic per Lasco. Lasco alza il pallone per Giacomelli, arriva ancora Adejo. Fallo di Daniel Adejo su Giacomelli, entra con troppa irruenza il nigeriano. Calcio di punizione allora a favore della Vicenza. Subito in piedi Giacomelli. Fallo che stiamo rivedendo, scomposto il salto di Daniel Adejo. Per la punizione Giacomelli che si tiene ancora la nuca dopo la botta ricevuta da Adejo. Dentro l'area di rigore sono saliti Ciaramitaro, Mustacchio, mentre Colucci va in barriera con Armellino e anche con Di Michele. 5 del Vicenza in area di rigore. Batterà Giacomelli, fischia l'arbitro. Va Giacomelli, cross è buono, colpo in testa di Tiribocchi sopra la traversa, da ottima posizione il tir, senza avversari addosso, mette fuori. E la miglior palla gol la rivediamo al 27esimo. Tiribocchi non aveva pressione da parte di nessuno, lo lasciano saltare indisturbato i difensori della Regina, ma di testa Tiribocchi alza la mira e mette fuori. Seconda occasione per il Vicenza, mentre ha preso una botta nell'azione di prima Antonazzo, che ora si sta rialzando senza l'ingresso dell'arbitro. Rivediamo Antonazzo che finisce a terra sulla dinamica dell'azione precedente, travolto praticamente da Milanovic. Due occasioni finora per il Vicenza, tutte e due su colpi di testa. Dopo due minuti Milanovic, dopo 27 minuti Tiribocchi. Intanto Antonazzo si è ripreso. Rinvio di Paiocco. 28esimo minuto in corso. Armellino. Etemai. Campagnacci. Gli sfila il pallone in fallo laterale senza che lo possa servire a nessuno dei compagni. Indicazioni di Pillon. La palla è uscita davanti alla sua panchina. Cinelli. Padalino. Padalino va lungo per Tiribocchi. Prova un complicatissimo controllo, non gli riesce al tir, la palla è fuori, rimessa dunque per il portiere Pagliocco. Dovesse finire così non avremo play out, non avremmo play out, sarebbe retrocessione di rete in Serie C per Ascoli e Vicenza. Il Vicenza non conosce la Serie C da 20 anni, l'ultima volta nel 1993 quando venne promosso dalla C1 alla B. Era il Vicenza di Mimmo Di Carlo, di Giorgio Sterkele, una grande squadra destinata poi alla Serie A. Palla che rimbalza, Adejo la ricaccia in avanti, al volo in avanti Cinelli, c'è Colucci a chiudere. Armellino in ritardo rispetto a Semioli, la rimessa dunque del Vicenza. Va con le mani Lasco, riceve da Ciaramitaro. Lasco, Antonazzo, il palleggio di Ciaramitaro. C'è Etemai che va a pressarlo, la palla è fuori, la rimessa di Lasco. Lasco subito in avanti, Giacomelli, Adejo che lotta su tutti i palloni. Buona partita finora di Adejo, poi Etemai. Sul suo rinvio c'è Milanovic. Passaggio all'indietro del difensore serbo per Padalino. Cinelli, Padalino, intanto si accendono i riflettori qui allo stadio Romeo Menti di Vicenza quando manca più o meno un quarto d'ora alla fine del primo tempo. Riflettori accesi dunque. Semioli, Semioli, lo sgambetto di Etemai, calcio di punizione, l'aveva saltato lì Semioli. Calcio di punizione allora per la formazione di Talcanto. Questo è il dribbling secco di Semioli, il fallo netto di Etemai. Calcio di punizione batte Giacomelli, da indicazioni il portiere Pagliocco. Giacomelli di rincorsa. Occhio in area di rigore a Tiribocchi che per il momento è lasciato solo dai difensori di Pilloni. Tiribocchi sul dischetto del rigore, prova la difesa un po' più avanti la linea della Regina. L'arbitro si avvicina sul dischetto. Quelli della Regina gli hanno detto stai attento a quelli fuori gioco. Fischia l'arbitro, arriva il pallone forte in mezzo, lo colpisce e lo allontana Colucci. Aspetta la rimessa con le mani Giacomelli, che poi lascia lì per Lasco. 30 minuti esatti sul cronometro. A Vicenza nulla di fatto, sempre 0-0. Lasco, la palla gli è caduta dentro il campo e ovviamente c'è cambio di rimessa, tradito dall'emozione Zolt Lasco, il difensore ungherese, praticamente al momento di effettuare la rimessa, come vedete si è fatto scivolare il pallone in campo. Fosse finita direttamente fuori senza entrare in campo avrebbe potuto rifare la rimessa, ma così c'è cambio di rimessa laterale. Antonazzo,
colpo di testa di Milanovic. Colucci, poi Giacomelli, ancora Adesio che va a lottare, ferma Semioli. Colucci seguito da Armellino, all'indietro Colucci, Rizzato, Rizzato per Barilla, Barilla ancora per Rizzato. Sono due esterni ma molto bloccati quelli della Regina a centrocampo. Barilla a sinistra, Armellino a destra, più che ali sono proprio difensori aggiunti quasi, mentre qua c'è l'ennesimo fuorigioco di Michele, anche in questo caso servito con troppo ritardo quando parte Di Michele. E no, stavolta il fuorigioco non c'era, perché da quest'altra parte del campo c'era Lasco che lo teneva in gioco. Lasco prova ad andarsene. Ciaramitaro, Ciaramitaro per Cinelli, Cinelli su Mustacchio, Mustacchio cerca la velocità, Mustacchio torna anche Barilla su di lui, Barilla è Rizzato a chiudere su Mustacchio che se ne va comunque. Mustacchio per Padalino, parte il cross, colpo di testa di Etemai. Cinelli allarga il gioco ancora, non c'è fuori gioco. Mustacchio, Mustacchio, arriva il pallone in mezzo, si sdraia e calcia fuori Bergamelli. Palla in fallo laterale, attacca il Vicenza, si fa vedere Giacomelli, la palla è dentro, ancora Giacomelli, palla buona per lui, Giacomelli insiste, chiuso, poi Barilla, quindi Di Michele, Di Michele, salta l'avversario, ancora Di Michele, prova lo scarico in mezzo ma non lo trova. Ciaramitaro, ancora Di Michele, alla meglio Padalino, sale di intensità il match con la Regina tutta nella propria metà campo. Stop e rilancio di Rizzato, colpo di testa di Di Michele per Campagnacci, fermato da Gentili, Gentili allarga per Padalino, forcing improvviso del Vicenza, Padalino in mezzo, Ciaramitaro, va lungo per Tiribocchi, ancora Adesio che scaraventa la palla nei distinti per la rimessa della formazione biancorossa. 12 minuti alla fine del primo tempo, attacca con ritmi alti adesso il Vicenza. Padalino, Cinelli, finta il cross, poi lo effettua, palla direttamente tra le braccia di Baiocco. Tre tiri finora in tutta la partita, due del Vicenza con Milanovic di testa al secondo minuto, con Tiribocchi di testa al 27esimo, in entrambi i casi palla fuori per la Regina, un solo tentativo di Barilla al 13esimo da fuori area con palla alta. Nessun tiro finora nello specchio della porta in questi 33 minuti, portieri del tutto inoperosi finora. Armellino, buono il controllo, Etemai cerca Campagnacci che però si era fermato temendo di finire in fuorigioco. Non poteva essere una partita spettacolare, non lo è in effetti, troppo pesanti, tre punti in palio soprattutto per il Vicenza che sente la pressione. Padalino, Giacomelli, buona la finta, Tiribocchi, Giacomelli, arriva Rizzato che alza questo spiovente, si gioca, palla messa giù da Tiribocchi, gliela toglie Etemai che poi cerca il contropiede, fallo di Tiribocchi su Etemai che si era appena liberato del pallone. L'arbitro Baracani ha visto l'intervento del TIR, ora si parlano Baracani e Tiribocchi mentre ci sarà calcio di punizione a favore della Regina. Questo è il momento in cui arriva lo spiovente di Rizzato e poi qua Tiribocchi commette fallo, come vedete, su Etemai. Puntuale l'inquadratura nelle nostre telecamere a illustrarvi il motivo giusto peraltro della decisione di Baracani. Calcio di punizione battuto da Baiocco, Barilla di testa, palla sul limite, Di Michele, Campagnacci ancora per Di Michele, intuisce tutto però Gentili, stop e rinvio, lancio lungo di Matteo Gentili, trova attento Bergamelli, Barilla di testa, Padalino tocca, poi Mustacchio, all'indietro Ciaramitaro, occhio a Milanovic, all'indietro per Premek che scaraventa la palla lontano. Bergamelli in anticipo su Giacomelli, mette giù e riparte Ciaramitaro. Lasco, Lasco si ferma, aspetta rinforzi. Lasco, Ciaramitaro per Cinelli, ancora da Lasco, fa scorrere, qui c'è Antonazzo che però commette fallo, calcio di punizione, fallo di Antonazzo su Giacomelli. Punizione allora concessa per questo intervento, era in anticipo Giacomelli, lo spinge un po' Antonazzo. Per il calcio di punizione Giacomelli. Attenzione in area di rigore dove ci sono 5 giocatori del Vicenza. Mostra il fischietto l'arbitro a Giacomelli mentre il portiere Paiocco sistema la barriera. In mezzo all'area vedete con il polsino bianco il difensore centrale Milanovic. Molto pericoloso, la curva della Regina si fa sentire e incide la squadra di Pillon. Fischia l'arbitro. Parte Giacomelli, palla che spiove sul palo lungo, la tiene, presa alta Baiocco, senza difficoltà il portiere Baiocco.
dagli altri campi nessuna notizia, tutti 0-0 i risultati, a parte Novara Lanciano 0-1. Praticamente non si segna su nessuno dei sei campi dove si sta giocando. Il gol del Lanciano risale ormai al 12° con Falcinelli a Novara. Di testa Lasco e Temai per Di Michele, lotta Di Michele contro Gentili, la palla è fuori, la rimessa della Vicenza, ha toccato per ultima Di Michele. Lasco con le mani, impreca Pillone che vuole vedere i suoi un pochino più pericolosi in attacco. Antonazzo, a terra Antonazzo, si rialza, poi Giacomelli, ancora su Antonazzo, stavolta l'arbitro gli fischia fallo contro. Per il calcio di punizione va la Regina, si carica della battuta, credo a Adejo, no, voleva battere Adejo, poi Pillone gli ha urlato di andare in mezzo, deve battere Antonazzo. Qui ha deciso Pillone con le urla. Pallone giocato in avanti da Antonazzo. Milanovic, Armellino, sbagliato il tocco per Campagnacci, ancora Armellino che commette fallo su Ciaramitaro, già battuta la punizione. Lasco sbaglia il passaggio, però troppa foga qui da parte di Lasco, un po' piccato dal pubblico per qualche sbavatura finora, prima ha sbagliato la rimessa con le mani, adesso ha sbagliato questo passaggio. Rimessa dunque di Antonazzo, ancora Lasco e ancora palla fuori, mancano 8 minuti all'intervallo, 8 minuti più recupero alla fine del primo tempo. Antonazzo alla rimessa, Antonazzo per Di Michele, fermato, perde il pallone, lo rilancia Semioli, Colucci, ci riprova Cinelli, ancora Colucci e Temai, Barilla, Barilla in mezzo a due, non riesce ad andare, perde palla, contropiede pericoloso, se ne va Mustacchio, Mustacchio lo aspettano in due, arriva Temai, fallo di Temai su Mustacchio, ma stava partendo un contropiede pericolosissimo dopo la palla persa da Barilla in attacco. Ci ha messo una pezza di mestiere Temai, che vedete va ad agganciare la scarpa di Mustacchio, che comunque rimane in piedi, ma l'arbitro gli fischia punizione contro. Per il calcio di punizione Giacomelli, in area di rigore c'è Tiribocchi che vorrebbe il pallone in alto, gioca corto invece Ciaramitaro per Giacomelli, cross di Giacomelli, palla in mezzo, colpo di testa in anticipo di Gentili che sfiora il pallone e lo mette fuori, tentativo del difensore Gentili che vedete sta rientrando in difesa al 38°, terza occasione per il Vicenza, anche questa di testa e anche questa con palla a lato. Il rilancio lungo di Bagnocco, la Regina sta tenendo lo 0-0 iniziale, per ora porterebbe a casa il pareggio che voleva. Semioli, Antonazzo, ripeto Armellino, inseguito da Semioli, non controlla Di Michele, la palla era molto forte, alza la palla Cinelli, Semioli, Lasco, Cinelli, Cinelli per Milanovic, Milanovic, sta arrivando Di Michele, Milanovic per Premek, ancora Di Michele in zona, Premek allora va lungo, colpo di testa in anticipo di Bergamelli su Tiribocchi, Semioli all'indietro, pallone per Milanovic, non può darla all'indietro perché sulla linea di passaggio c'era Di Michele, rilancio di Milanovic, Antonazzo di testa, palla riconquistata da Ciaramitaro. Vicenza con tutte le sue forze sta cercando di far gioco, di impostare gioco offensivo, ma la Regina copre bene gli spazi soprattutto negli ultimi 30 metri davanti a Bagliocco. Cinelli, la Regina tutta votata alla difensiva ovviamente in questo match, di testa Giacomelli, Tiribocchi ancora rizzato a chiudere su Mustacchio, poi Colucci, spazza via Colucci, di testa Milanovic, Lasco ne evita un paio, poi serve Semioli, Semioli contro Antonazzo, Antonazzo recupera senza fare fallo, poi Di Michele, quindi Etemai, Etemai per Campagnacci raddoppiato da Gentili, Mustacchio inseguito da Barilla, Padalino, Cinelli, Ciaramitaro, 40° adesso, 5 minuti da giocare poi recupero, ci sarà almeno un minuto da recuperare a fine primo tempo. Milanovic, Lasco, ancora Lasco, pallone tra le linee, Giacomelli, Giacomelli saltato a Adejo, Giacomelli in area, Giacomelli, Giacomelli cross, allontana Colucci, poi l'acrobazia di Antonazzo, di nuovo però Vicenza, Lasco,
Buono spunto di Giacomelli qualche secondo fa. Cambio gioco di Milanovic. Pallone recuperato da Padalino. Padalino la mette verso l'area di rigore. Adesio di testa in maniera un po' scomposta. Adesio la palla vicino alla bandierina ma in fallo laterale. Una partita classica, arroccata dietro alla regina, classica sulla difensiva. Poi rivediamo lo spunto di prima di Giacomelli. Saggiamente evita di andare in scivolata Bergamelli, poi allontana Colucci. Rimessa con le mani bianco-rosse, effettuata su Mustacchio. Arriva il cross di Padalino, tiri Bocchi, cerca l'anticipo, ha recuperato in qualche modo il pallone la regina. Si lamenta Tiri Bocchi per una giocata del portiere e di Adesio. La palla è fuori, non fa una piega all'arbitro, solo rimessa con le mani. Sul cross, sul primo palo, Tiri Bocchi si è lamentato con l'arbitro del guardalinee per la chiusura di Adesio del portiere Baiocco. Si gioca Giacomelli. Giacomelli e poi ferma tutto Colucci in fallo laterale. Dalla bandierina, dalla rimessa con le mani va Padalino. Mustacchio, Padalino. Ancora Mustacchio. Mustacchio. Mustacchio al cross. Barilla chiude. Poi è rizzato sul disimpegno, palla in fallo laterale. Adesso fa più fatica la regina a uscire. La rimessa è del Vicenza, forcing finale in questo primo tempo della squadra di Dalcanto. Tutti marcati però i giocatori. Padalino con le mani. Cinelli. Padalino. Intanto dalla panchina del Vicenza si è alzato Malonga che va a scaldarsi. Parte il cross, allontana Bergamelli. Viene via la regina ma sbaglia. Ancora a Vicenza. Ciaramitaro. Ciaramitaro. Si scansa Padalino. Mustacchio. Arriva il pallone sul primo palo. Bergamelli in anticipo. La palla è fuori. Nuova rimessa del Vicenza. Anticipato Giacomelli. Rimessa effettuata su Mustacchio. Padalino. Padalino non ha più campo, deve crossare, tocca Barilla, la palla è fuori. Nuova rimessa ancora Vicenza in avanti e da un paio di minuti che la regina non riesce ad uscire. Di nuovo Padalino da fermo, va il cross, la mette in mezzo, Adesio libera, occhio a Cinelli, prova la conclusione, ci riprova Lasco, sbaglia il controllo, ancora Lasco che rimedia. Lasco per Semioli. Semioli all'ala sinistra, arriva il raddoppio di Etemai. Insiste Semioli, Adesio commette fallo su Semioli, calcio di punizione. Bello lo spinto di Semioli che costringe al fallo Daniele Adesio. Qui vediamo il raddoppio di Etemai e poi il braccio sinistro di Adesio su Semioli. Qua rivediamo invece la situazione precedente. Adesio e Tiri Bocchi, frana sul pallone. Adesio, no, non c'è nulla, non c'è nulla. Si vede bene da questa inquadratura, ha fatto bene l'arbitro a fare giocare. Calcio di punizione, occhio a Semioli in aria, c'è Barilla su di lui, tiene tutti d'occhio l'arbitro. 44esimo in corso, arriva il pallone di Giacomelli, palla troppo bassa, Armellino libera ma non riesce a innescare il contropiede della regina. Un minuto e mezzo al 45esimo, poi recupero, mentre qua Di Michele va a rialzare Semioli e va a rialzare Giacomelli, braccio tra i due, e intanto rimessa dal fondo per Baiocco. Sta per iniziare l'ultimo minuto, ci sarà però un minuto di recupero almeno, perché al 17esimo si sono fatti male Campagnacci e Lasco con l'ingresso dei due medici per rimetterli in piedi. Lungo rinvio di Baiocco. Ciaramitaro e Temai in mezzo per Colucci. Colucci per Rizzato. Rizzato per Barilla. Buono l'anticipo di Padalino che mette in fallo laterale. Rimessa per la regina. 40 secondi e poi avremo il recupero dal quarto uomo che è Pasqua di Tivoli. Campagnacci, ancora Campagnacci che vola via, fallo su Campagnacci, calcio di punizione, il fallo è di Matteo Gentili. Qui lo vediamo l'intervento sulla coscia di Campagnacci. 44 e 40 secondi, calcio di punizione, regina che finora ha provato a tirare in porta solo una volta al 13esimo con Barilla, per il resto gara tutta difensiva. Sta arrivando verso l'area di rigore anche Adesio che va a saltare, è arrivato al limite dell'area Daniele Adesio. La rincorsa di Barilla, arriva il pallone forte in mezzo, Adesio di testa, poi mette fuori Ciaramitaro. Intanto il quarto uomo ha dato un minuto di recupero. Rizzato si oppone a Mustacchio. Mustacchio se ne va. Mustacchio, saltato Rizzato, palla profonda, tensione all'uno contro uno in Semioli, la chiusura di Colucci, d'esperienza Colucci, ferma Semioli, poi va al rilancio Armellino. Stava per essere scavalcato Milanovic che rimedia,
Lasco, ancora Lasco che riceve da Cinelli, Milanovic, Cinelli, 30 secondi alla fine del primo tempo, ultima azione per il Vicenza, Padalino, Padalino su Cinelli, Cinelli per Ciaramitaro, si avvicina al limite dell'area, Lasco, 10 secondi e poi si chiude, il minuto di recupero, Semioli, la butta lunga Semioli a cercare di ribocchi, esce il portiere Baiocco, fallo sul portiere e su questa situazione l'arbitro fischia la fine del primo tempo, tiri Bocchi commette fallo su Baiocco che comunque era arrivato prima di lui. Rivediamo l'episodio, episodio che chiude il primo tempo, per ora dunque Almenti è 0-0 tra Vicenza e Regina, 0-0 anche tra Cittadella ed Ascoli con il Lanciano che vince a Novara, al momento niente play out ma retrocessione diretta per Vicenza e Ascoli. Super spot e poi torniamo. E allora immagini dal tunnel dello stadio Menti, vedete il portiere Premek con i suoi compagni di squadra che sono pronti, arriva il team manager del Vicenza che è appena passato, Enzo Ometto, arriva Padalino. Allora, situazione di classifica in questo momento, per ora niente play out ma l'Ascoli che sta pareggiando a Cittadella e il Vicenza che fa 0-0 con la Regina salirebbero a 42 punti con il Cittadella a 48, la Regina a 49, ci sono 6 punti di distacco tra Ascoli, Vicenza e il Cittadella, dunque con 6 punti niente play out direttamente in Serie C sia il Vicenza che l'Ascoli. Attenzione però, se il Vicenza dovesse segnare e dunque passare in vantaggio, il Vicenza andrebbe a 44 punti con il Cittadella a 48 e la Regina a 48, a quel punto si farebbe il play out e il Vicenza andrebbe al play out con il Cittadella, perché arrivando alla pari Cittadella e Regina a 48 punti la Regina avrebbe la differenza reti migliore. Dunque se la Regina dovesse subire un gol col Vicenza avanti per 1-0 e il Cittadella, ripeto, per ora è 0-0 e teniamo conto che il Cittadella potrebbe portarsi questo pareggio anche nel secondo tempo, in caso di pareggio del Cittadella e di gol del Vicenza ci sarebbe una play out tra Vicenza e Cittadella, questo nell'ipotesi in cui qui a Vicenza dovesse arrivare un gol biancorosso. Naturalmente come vedete non si entra in campo perché così come accaduto nel primo tempo il delegato della Lega della Serie B Wine ha al telefono per ricevere l'ok da tutti gli altri campi, ci cerca di garantire la contemporaneità che adesso diventa veramente fondamentale per questi ultimi 45 minuti del campionato di Serie B. Soprattutto diventa fondamentale la contemporaneità qui tra Vicenza e Regina e Cittadella, tra Cittadella e Ascoli, perché se dovesse finire prima la partita tra Cittadella e Ascoli e dovesse finire con un pareggio, a quel punto la Regina sarebbe comunque salva sia con il pareggio sia anche perdendo contro il Vicenza. Quindi come capite bene è fondamentale che Cittadella Ascoli e Vicenza Regina inizino in contemporanea, ma soprattutto finiscano se possibile in contemporanea. Per il momento vedo dai miei monitor che su tutti gli altri campi non è entrato nessuno nei vari terreni di gioco, tutte le squadre sono ancora nel tunnel, così come sta accadendo qui a Vicenza. Gli intervalli oggi dureranno molto più che non i soliti 15 minuti. Adesso mi pare che sia arrivato l'ok dal delegato e allora si entra in campo sia a Vicenza sia su tutti gli altri campi. Ve lo confermo perché dal monitor tengo d'occhio anche tutte le altre partite dove i giocatori stanno facendo il loro ritorno in campo. E allora 45 minuti alla fine del campionato, il Vicenza insegue il gol che lo porterebbe al play out, finendo così Vicenza dritto in Serie C1, categoria che non conosce da 20 anni, l'ultima volta del Vicenza in C era il 1993. Regina salva con questo pareggio. Ciano che sta vincendo a Novara, è un ottimo risultato per la Regina che dovesse essere agganciata dal Cittadella a 48 punti sarebbe comunque salva. Si sta per iniziare il secondo tempo di Vicenza-Regina, pronti anche su tutti gli altri campi a dare il segnale di partenza agli arbitri per questi ultimi 45 minuti della stagione. Si è segnato soltanto su un campo, quello di Novara, nelle partite delle 16.30, lo rilanciano avanti 1-0, per il resto tutti 0-0.
È pronto l'arbitro Paracani che attende un gesto ufficiale dal delegato della Lega della Serie B Win, in assenza del quale ancora non dà il segnale di partenza. Importantissima la contemporaneità tra Vicenza e Cittadella per i motivi che vi ho spiegato poco fa. Pronto Barilla, è arrivato l'ok, si parte allora. 45 minuti alla fine del campionato, il primo pallone di questa ripresa viene giocato dalla Regina, si comincia, facciamo scattare il cronometro. 45 minuti per il Vicenza alla caccia di un gol che lo porterebbe alla play out. Alla caccia del pallone Lasco che lo recupera e lo gioca centralmente per Cinelli. Cinelli profondo, in vantaggio Antonazzo, occhio perché gli soffia il pallone Giacomelli, ancora Adejo, Adejo palla sul braccio, forse no, tutto regolare, si prosegue. Il cross in mezzo con il corpo Antonazzo, il scivolante Giacomelli, c'è Rabitaro, si oppone ancora Adejo. Partenza forte del Vicenza dopo 40 secondi, già il Vicenza in attacco. Insiste da quella parte il Vicenza, ha messo fuori Antonazzo. Cinelli, Antonazzo anticipato, si coordina Ciaramitaro che però calcia male e mette il pallone sul fondo. Non ci sono stati cambi durante l'intervallo, dunque in campo gli stessi effettivi del primo tempo. Per il Vicenza c'è Premek in porta, mentre qua rivediamo la situazione di prima con Adejo che forse tocca col braccio sulla pressione di Semioni che protesta. Premek in porta, Pandarino, Milanovic, Gentile e Lasco in difesa. Semioli, Cinelli, Ciaramitaro e Mustacchio in mezzo. Giacomelli e Tiribocchi le punte. Qui c'è fallo di Bergamelli. Calcio di punizione dunque a favore del Vicenza. Per la Regina in porta Bagnocco, la difesa Antonazzo, Adejo, Bergamelli e Rizzato. In mezzo al campo Armellino, Etemaico, Lucci e Barilla. In attacco a Campagnacci e Di Michele. Ciaramitaro, Lasco, Cinelli. All'indietro per Gentili, Padalino, pallone su Tiribocchi, Tiribocchi, Cinelli, colpo di testa di Adejo, palla che cade fuori dall'area, il tiro in corsa di Cinelli col pallone alto dopo due minuti nel secondo tempo. Prima palla gol del match ancora per il Vicenza con Cinelli, questo è il colpo di testa di Adejo, arriva a rimorchio Cinelli, destro alto però, occasione al secondo minuto di questa ripresa. Pronto al rinvio Baiocco, palla oltre la linea di metà campo, fermato Campagnacci, pallone fuori, la rimessa è della Regina. Pubblico vicentino che ovviamente si scalda perché sono i 45 minuti che possono decidere le sorti della formazione di Alessandro Dalcanto. Antonazzo cercava Campagnacci ma non lo trova, Milanovic, tocco l'indietro di Giacomelli, se ne va Cinelli, ancora Cinelli, evita Campagnacci, Cinelli per Padalino, Padalino, sta arrivando Barilla, Mustacchio in scivolata Colucci, la palla è fuori, la rimessa rapidamente effettuata da Padalino. Cinelli, Padalino, due su di lui, lo ferma Campagnacci che riparte da dietro Padalino, arriva l'arbitro, calcio di punizione, colpito duro Campagnacci, preso una botta al tallone Alessio Campagnacci. Richiamo verbale per Padalino da parte dell'arbitro Baracani che ha tenuto bene il match finora senza ammonire nessuno, comunque una direzione precisa la sua. Per il calcio di punizione Rizzato, palla lunga del capitano per Di Michele che non ci arriva, ci arriva invece Barilla, Di Michele, Barilla in scivolata Ciaramitaro, poi con la mano la prende Barilla, si è anche fatto male nell'azione, Barilla che rimane a terra, Padalino si gioca comunque, Padalino fermato da Di Michele, c'è fallo di Di Michele che adesso sta dicendo a qualcuno sulla panchina del Vicenza che si potevano anche fermare perché c'era Barilla a terra, uno screzio tra Di Michele e uno della panchina, vedete che Di Michele indica col dito qualcuno sulla panchina. Su questa situazione Barilla è caduto ed è rimasto a terra, caduto forse male perché l'intervento di Ciaramitaro comunque non era cattivo. Pochi secondi e l'azione è stata interrotta per fallo di Michele che ha avuto un battibecco con un componente della panchina del Vicenza. Adesso è arrivato Tiribocchi a parlare con Di Michele,
Ora Di Michele parla con Padalino, eccolo il momento in cui Di Michele commette fallo, poi si alza e si gira subito verso la panchina vicentina. Stai buono, gli ha detto Di Michele. Difficile intuire chi fosse il destinatario delle parole di Di Michele. Nel frattempo Barilla è uscito dal campo e chiede di poter rientrare. Lasco, attenzione perché ha segnato il Brescia 1-0, Brescia contro Varese. Brescia andrebbe al playoff in questo momento. Brescia 1, Varese 0. Rizzato mette la palla fuori, la rimessa è del Vicenza. Pallone gestito dalla formazione biancorossa. Cinelli, si scansa Mustacchio, Padalino, il cross di Padalino, area di rigore anticipato di Ribocchi, dalla parte opposta Semioli, Armellino a chiudere, su Semioli, ancora Armellino al rinvio, sbaglia però, allora Lasco che si ferma, il dribbling su Etemai, ancora Semioli, lo affronta Armellino, la mette Semioli, palla in mezzo, colpo di testa, Ciaramitaro sul fondo, al sesto minuto di gioco, seconda occasione della ripresa a favore del Vicenza con Ciaramitaro. Suo colpo di testa ha mandato la palla a lato. Intanto perde tempo Baiocco perché ci sono due palloni in campo. Qua rivediamo il cross con il colpo di testa di Ciaramitaro e la palla a lato. Baiocco va al rinvio. Pallone giocato al centrocampo su Barilla, fermato però da Cinelli. Tiri Bocchi, Giacomelli, buon lancio, occhio a Mustacchio, arriva Adesio, Mustacchio in area, Adesio mette in fallo di fondo, quinto calcio d'angolo a favore del Vicenza. Si gioca il settimo minuto, è una bolgia adesso allo stadio Venti che spinge il Vicenza verso il gol della porteria al play out. 5-0 i corner, occhio ai colpitori di testa dentro l'area di rigore. Arriva il pallone, palla molto profonda, Milanovic di testa fuori. Come nel primo tempo, al secondo minuto, anche ora al settimo, Milanovic ci prova di testa ma mette sul fondo. Il difensore serbo è fortissimo nel gioco aereo, sfrutta la sua elevazione, anche la sua statura, la mette a lato. Tre tentativi finora nel secondo tempo, tutti per il Vicenza. Cinelli al secondo minuto, Ciaramitaro al sesto, Milanovic al settimo. Niente da segnalare in avanti per la Regina. Padalino, l'anticipo di Rizzato. Sbaglia la giocata Rizzato, adesso i palloni cominciano a diventare pesantissimi. Ha recuperato Cinelli in avanti, tocca a Bergamelli, Adesio ancora, occhio perché c'è giallo per Bergamelli che aveva trattenuto Giacomelli. Ha ammonito Bergamelli, il primo ammonito del match. Stava trattenendo il suo avversario Bergamelli durante l'azione. Adesio era andato a chiudere ma l'arbitro lo vede, vediamo, questo è il pallone, lo colpisce di testa Bergamelli, poi si aggrappa al suo avversario e viene ammonito per questo intervento su Giacomelli. Calcio di punizione in direzione del portiere Baiocco e i suoi, alla battuta Giacomelli. C'è tiri Bocchi sul dischetto del rigore, fischia l'arbitro, no, parte Semioli, la mette Semioli, palla molto profonda, colpo di testa alto sopra la traversa, si è inserito Gentili, non trova la porta. Ancora una volta i difensori del Vicenza protagonisti in attacco sui palloni alti, stavolta è stato Gentili, prima era stato Milanovic. Comunque il Vicenza continua a non trovare la porta della Regina, 4 tentativi in questo avvio di ripresa e 4 palloni sul fondo. Colpo di testa di Gentili, alto. È aumentata la pressione del Vicenza in questi primi minuti del secondo tempo. Armellino, brutto passaggio di Armellino, ha recuperato Lasco. All'indietro Lasco, Milanovic, Etemai spaccata, consegna però il pallone a Cinelli, in scivolata Colucci per Barilla alla sinistra, cerca Campagnacci, lo trova, Campagnacci va sull'esterno, poi si ferma, aspetta rinforzi, scarica all'indietro per Colucci per Di Michele che invece la voleva più vicina e allora può andare Gentili, poi scivolata Antonazzo senza fare fallo, Antonazzo sul pallone, ha combinato con Armellino, ancora Antonazzo, azione personale di Antonazzo, ne ha due addosso, la palla è fuori, la rimessa a favore della Regina, movimento sulla panchina del Vicenza, tra poco pronto Malonga, tanto rimessa con le mani di Antonazzo, Campagnacci, c'è Cinelli a chiudere, Cinelli, buono il lavoro di Cinelli, va veloce Giacomelli inseguito da Antonazzo, ancora Giacomelli, tiri Bocchi in area,
si oppone ancora a Adejo, il migliore finora nella difesa della Regina, una partita di grande intensità di Adejo. Parte il lancio di Etemai, stava rientrando da fuori gioco però Campagnacci, ci arriva Di Michele, per Barilla, ancora Di Michele, si gioca Di Michele, uno contro uno, Di Michele fermato da Gentili. Tanto ha pareggiato il Novara, Novara e Lanciano 1-1, e non è una grande notizia per la Regina questo pareggio del Novara con il Lanciano. Mustacchio, la Regina se dovesse arrivare alla pari di Lanciano e Cittadella andrebbe al play out, parte il cross, area di rigore, Adesio prolunga, uno contro uno di Segnoli, tutto regolare. Si lamenta Segnoli, ma Armellino non ha commesso fallo. Campagnacci, stavolta è stato spinto, Campagnacci, e arriva il fischio dell'arbitro, fallo su Campagnacci, calcio di punizione e cambio nel Vicenza, rivediamo l'intervento, netto, fallo su Alessio Campagnacci. Fallo di Lasco, mentre arriva il cambio, si chiude la partita di Mustacchio con la maglia numero 8 e inizia quella di Malonga con il numero 19. Un attaccante puro al posto di un esterno d'attacco. Sempre più offensivo il Vicenza, ovviamente non ha alternative dal canto. Fuori dunque Mustacchio e dentro Malonga. È un tridente ormai, quello del Vicenza, un 4-3-3. Vedo Malonga centrale, Tiribocchi e poi Larghi, Semioli da una parte e Giacomelli dall'altra. Quasi un 4-2-4, quasi un 4-2-4 con due centrocampisti, Cinelli e Ceramitaro e quattro punte. Due punte centrali, Malonga e Tiribocchi, due punte esterne. Giacomelli che si è allargato a sinistra e Semioli si è allargato a destra, eccolo Semioli fermato. Parte il lancio di Cinelli, si scansa Adejo, all'indietro Antonazzo per Baiocco, la butta lunga Baiocco, sarà un assedio da qua alla fine, siamo al 12° del secondo tempo, 4-2-4 per il Vicenza che si gioca tutto per tutto, sì si vede bene dalla tribuna, insomma sono proprio quattro attaccanti puri. Semioli, Malonga, non ci arriva e allora Colucci scucchiaia per Barilla che prolunga per Campagnacci, fermato però da Gentili, la palla è buona, si gioca Semioli, Malonga, Semioli, cerca ancora Malonga, palla in aria, Bergamelli a chiudere, Malonga più veloce, ancora Vicenza, Malonga fino in fondo, Bergamelli la mette fuori, la palla esce all'altezza della bandierina, la sofferenza di Pillon, rimessa con le mani effettuata su Padalino, due su di lui, lotta Barilla, passa Padalino al cross, mischia in aria, palla che spiove, la toccata Armellino, Adejo urla e spazza via, comanda Adejo, la linea difensiva, ha rischiato molto Milanovic su Di Michele ma gli va bene, ancora Vicenza in avanti, colpo di testa di Antonazzo, si gioca ad una porta soltanto, Etemai, va lungo Etemai per Di Michele fermato da Milanovic, tocca all'indietro di Lasco, arriva fuori dall'area di rigore Bremek. Non ha più niente da difendere il Vicenza, siamo al 13° del secondo tempo, stando così le cose qui e a Cittadella il Vicenza finisce in Serie C. Malonga steso, fallo di Colucci e calcio di punizione, si scusa Colucci con Malonga, arriva l'arbitro, questo è il momento in cui Colucci commette fallo, attenzione perché Pillon ha protestato, l'arbitro Baracani chiede a Pillon di stare più calmo. Baracani chiede alla panchina della Regina di non protestare, Pillon ha protestato per la chiamata della punizione contro Colucci che si sta intanto rialzando. Buona gara di Colucci, di grande sacrificio lì in mezzo al campo davanti alla difesa comandata dalle urla di Adejo, oggi difensore centrale con Bergamelli. Dopo l'ingresso di Malonga, quattro attaccanti del Vicenza contro i quattro difensori della Regina, ormai si gioca uno su uno, uno contro uno. Lasco perde un attimo, Armellino che allontana, pallone gestito dalla difesa del Vicenza, Bremek pronto al rilancio, Malonga, Bergamelli che lo ferma, all'indietro Colucci, ancora Adejo, spazza via Adejo, parte veloce Di Michele, lo aspetta Gentili, Di Michele contro Gentili, alla meglio Gentili, la palla è fuori, la rimessa è della Regina. Con tutta calma va Barilla ad effettuarla. Si guarda un po' intorno a Barilla. Arriva Rizzato. L'arbitro chiede alla Regina di sbrigarsi. Rizzato alla fine.
Padalino su Di Michele, la rimessa è della Vicenza, rimessa del Vicenza, fatto chiaramente cenno l'arbitro che deve effettuarla Padalino. Cinelli, all'indietro Cinelli, Milanovic, Milanovic per Lasco, va lungo Lasco per Malonga, tra Dejo contro Malonga, Dejo se la cava, poi Antonazzo, Campagnacci col ginocchio, ancora Campagnacci, finisce a terra e c'è fallo, l'arbitro a due metri, guarda il calcio di punizione per la Regina, si dà da fare Campagnacci, fa quello che può perché il resto della squadra pensa quasi esclusivamente a difendersi, lui e Di Michele un po' abbandonati a loro stessi. 15 minuti 10 secondi a Cittadella, sempre 0-0, pallone giocato su Di Michele, Gentili di testa in fallo laterale. Vi ricordo che il Novara ha pareggiato 1-1 la sua partita contro il Lanciano, questo vuol dire che in caso di gol del Vicenza la Regina sarebbe raggiunta sia dal Lanciano che dalla Cittadella, in caso di arrivo a 3 sarebbe messa peggio di tutti la Regina. Intanto palla in fallo laterale, la rimessa è Vicentina, effettuata subito, ancora Adesio in anticipo, subito anche fallo da Malonga, Daniel Adesio, calcio di punizione, tifoseria della Regina che capisce che non manca molto, una mezz'oretta alla fine del campionato, ma è il momento di soffrire per i tifosi della formazione di Beppi Pillon. Alla punizione Antonazzo, di testa Lasco, ancora Antonazzo, sbaglia la giocata, Lasco, stop e girata di Ciaramitaro, Malonga contro Adesio, fallo di Daniel Adesio, punizione fiscale da Baracani, rientra in difesa Daniel Adesio, questo è il motivo per il quale c'è calcio di punizione, fallo in netto. Gentili, Padalino, Gentili, è stata una partita finora vissuta sui nervi, sulla tensione emotiva, poche occasioni da gol, praticamente nessun tiro nello specchio della porta delle due formazioni, i due portieri non hanno effettuato grandi interventi, anzi non hanno effettuato interventi, punto. Da sinistra Giacomelli, Tiribocchi, Tiribocchi si oppone ai Temai, Cinelli allarga tutto sulla destra dove si è spostato Semioli, Semioli sfida Barilla, Semioli, Semioli al tiro, Semioli murato da Rizzato, poi è Barilla che allontana, parte Di Michele, Milanovic, Milanovic, se la cava bene qui Milan Milanovic, Lasco, 18esimo minuto in corso, Lasco, Ciaramitaro, Ciaramitaro allarga per Semioli, sfida Barilla che lo ferma, Cinelli, è libero Padalino, eccolo servito, non va il cross, torna da Cinelli, all'indietro dove sta arrivando Milanovic, tutto il Vicenza in avanti, la Regina è tutta negli ultimi 40 metri, Giacomelli diventato esterno sinistro dopo l'ingresso di Malonga, la mette in mezzo Adesio, palla che spiove, la tiene Baiocco, ovviamente non è un passaggio all'indietro volontario quello di Adesio, la tiene Baiocco, la grinta di Daniel Adesio, difensore nigeriano classe 89, 24 anni per lui, spesso contestato anche dai suoi stessi tifosi per una grinta perfino eccessiva, oggi però con il suo carattere, il suo temperamento sta tenendo in piedi con buone giocate la difesa amaranto, palla che finisce in fallo laterale, rimessa con le mani per Antonazzo, l'urlo Vicenza Vicenza si alza dalle granate del Menti, Antonazzo alla rimessa, Campagnacci, Armellino, Armellino si incarta sul pallone e lo perde, la rimessa è della Vicenza, Armellino sta giocando una partita di grande sacrificio come esterno destro di centrocampo in un ruolo non suo, studia la situazione dal canto che ha già effettuato un cambio, Malonga per Bustacchio, prolunga Malonga, Adesio ancora, due volte Adesio, allontana lui, c'è la fuorigioco di Campagnacci, la mette in fallo laterale Lasco, eccolo il guardalini che però segnala il fuorigioco, allora calcio di punizione già battuto dal Vicenza, Padalino, ancora Padalino, mentre la tifoseria vicentina chiede alla squadra di dare tutto quello che ha in questi ultimi 25-26 minuti di campionato, Gentili, Milanovic, Lasco, Lasco in avanti per Tiribocchi, occhio a Malonga, Malonga, Malonga di fisico, Malonga si rialza, Malonga, Bergamelli, Mischia intorno al pallone, arriva Cinelli, Semioli,
Semioli evita Bergamelli, cross è buono di Semioli, non sbuca nessuno, in ritardo tiri Bocchi, rimessa dal fondo, è un buon cross quello di Semioli, ha tagliato l'area di rigore dalla parte opposta, però nessuno pronto alla deviazione, rivediamo, pallone un pochino troppo forte per le possibilità dei compagni di intervenire, ci ha provato tiri Bocchi, rifiata Franco Semioli, 33 anni, giocatore di grande qualità, di grande corsa, si aggrappa ai suoi cross in questa parte finale del match il Vicenza, tiri Bocchi, Padalino, eccolo subito servito Semioli, lo aspetta Rizzato, colpito in pieno dal pallone Rizzato, arriva Bergamelli con Malonga, a terra Bergamelli, segnalazione del guardaline, fallo di Malonga su Bergamelli, fallo di Dominique Malonga, calcio di punizione dunque per la squadra di Pillon, era in anticipo Bergamelli come vediamo, fallo di Malonga, al calcio di punizione va il portiere Baiocco, ce la prende comoda Baiocco, fischiato i tifosi del Menti, ovviamente non ha nessun interesse ad accelerare Baiocco, palla su Campagnacci, la tocca Padalino, poi Gentili, Campagnacci, mischia, la risolve Campagnacci, e Temai, Armellino, è fortunato nel rimpallo Armellino, e Temai, Colucci, Colucci per Barilla, può puntare l'area di rigore Barilla, un po' di spazio, a rimorchio anche Rizzato, Rizzato di nuovo per Barilla, alla sinistra, Barilla, finta il cross, lo effettua, palla smorzata all'ultimo da Gentili, e poi Padalino, rimessa dal fondo, Padalino conquista la rimessa dal fondo andando a chiudere su Barilla. È cominciato il 22esimo minuto quando possiamo vedere il cross di prima di Barilla e poi Padalino è l'ultimo a toccare, chiaramente Barilla, rinvio di Bremek, pallone che cade su Semioli, Rizzato sfiora Semioli, Padalino, Padalino per Semioli, Malonga, Malonga contro Bergamelli, si ferma Malonga, finisce a terra e c'è fallo, calcio di punizione, Bergamelli è già stato ammonito all'ottavo del secondo tempo, deve gestirsi, si allontana Bergamelli, questo è il fallo, pallone passa, Malonga no, calcio di punizione, tutti a saltare quelli del Vicenza, occhio ai difensori centrali, Milanovic e Gentili, pronto al cross Semioli, laggiù in fondo c'è Milanovic e il più lontano di tutti dal pallone è Gentili, difesa quasi al limite per la regina, parte Semioli, palla forte, non esce il portiere, dopo i testi di tiri Bocchi, non trova compagni, rilancio di Armellino, contropiede Campagnacci, non c'è fuorigioco, occhio di Michele, in vantaggio Bremek che va in dribbling con freddezza su Di Michele, boato per Bremek, Milanovic, Giacomelli, Malonga, intanto ha raddoppiato il Brescia, Brescia 2, Varese 0, il Brescia vola verso i playoff eliminando il Varese, qui però siamo 0-0, Cittadella sempre 0-0, Lasco, Giacomelli affrontato da Antonazzo, il cross per Tiribocchi, Tiribocchi all'indietro, Cinelli, gran botta, è fuori il destro, ha provato la conclusione dai 25 metri senza trovare la porta, rivediamo tutto, l'assist di Tiribocchi, la conclusione secca di destro di Cinelli con il pallone che finisce sul fondo, tiro al 23esimo del secondo tempo, Cinelli, ecco inquadrato l'autore della conclusione, anche questa fuori dallo specchio della porta, 5 tiri nel secondo tempo da parte del Vicenza, tutti e 5 fuori dallo specchio della porta di Baiocco, nessun tiro per la regina in questa ripresa, regina ormai tutta dietro in attesa del 90esimo, Bergamelli, Barilla perde palla, la ritrova, la riperde Semioli, Ciaramitaro, un boato unico il Menti di Vicenza che spinge la squadra biancorossa, palleggio di Giacomelli, si oppone Armellino, Milanovic, Lasco, Lasco, Semioli, la giocata ancora per l'inserimento di Cinelli, difesa però attenta della regina che libera, ancora Lasco, Semioli, Cinelli, occhio perché arriva Di Michele velocissimo, Di Michele ferma Cinelli, la palla è fuori, rimessa laterale a favore della regina, ha ritrovato un pallone importante Di Michele sgusciando alle spalle di Cinelli che non si era accorto del suo arrivo, rifiata Davide Di Michele,
20 minuti alla fine del campionato. 20 minuti alla fine, per ora Ascoli e Vicenza retrocesse tutte e due in Serie C, niente play out. Calcio di punizione intanto a favore del Vicenza, da ripetere però. Pallone giocato da posizione irregolare, Campagnacci ha uno screzio con i giocatori vicentini. Vedete l'arbitro che dice a Campagnacci: non mi fare arrabbiare, vai via. Stretta di mano tra Campagnacci e Ciaramitaro. Calcio di punizione già battuto. Padalino. Cominciano gli ultimi 20 minuti di campionato, 20 minuti di speranza per il Vicenza, che stando così le cose sarebbe retrocesso. Alla Regina il punto è essenziale adesso, è fondamentale per salvarsi, perché il Lanciano pareggia a Novara e il Cittadella pareggia con l'Ascoli. La Regina non può assolutamente concedere nulla in questi ultimi 20 minuti al Vicenza. Finale rovente qui al Menti, da questo risultato dipenderà in buona parte la lotta per non retrocedere questo campionato di Serie B. Pronto al rilancio Pagnocco, invoca il pallone di Michele. Palla lunga di Pagnocco, anticipato Armellino da Ciaramitaro. Adesio, ancora lui, scaramenta la palla lontano. Movimento sulla panchina del Vicenza, dove dal canto sta chiamando qualche altro giocatore. Colpo di testa di Semioli, anticipo di Bergamelli in fallo laterale. Bojinov, sta per entrare Bojinov, un altro attaccante, vedremo al posto di chi. Con le mani Padalino, ancora Padalino che riceve. Padalino evita Colucci, Padalino prova a passare, Padalino in mezzo a due, chiuso Padalino. Semioli, Semioli la mette in mezzo, Semioli per Ciaramitaro. Ciaramitaro arriva Lasco, allarga ancora per Giacomelli, punta Antonazzo, lo evita, se la mette sul destro, arriva il cross, Adesio ancora libera, un gigante Adesio, ancora Vicenza, Ciaramitaro da fuori, la parata di Pagliocco sul tiro di Ciaramitaro al 27esimo, vede sbucare il pallone all'ultimo, il portiere che poi scaramenta fuori perché si è fatto male un giocatore della Regina. Rivediamo intanto il tiro di Ciaramitaro con la parata del portiere. È la prima vera parata e arriva al 27esimo del secondo tempo, la prima vera parata di Pagliocco, mentre Campagnacci si è fatto male e dunque ingresso del medico. Attenzione a questo ingresso del dottor Favasuli, perché ci sarà un minuto di recupero solo per questo ingresso del medico sociale della Regina, mentre sta per entrare Gerardi e sta per uscire Campagnacci, che comunque è a terra infortunato. Si chiude qua il campionato di Alessio Campagnacci. 27esimo e qualche secondo, dentro Gerardi, poco più di un quarto d'ora per l'ex attaccante dell'Udinese. I cambi nel secondo tempo adesso sono due, Malonga e Gerardi, due cambi fanno un minuto di recupero, cioè 30 secondi a cambio. Poi però c'è questo ingresso del dottor Favasuli che porta un altro minuto, siamo già a due minuti di recupero e mancano ancora quattro cambi, due di dal canto, due di Pillon. Allora, il cambio di dal canto sta per arrivare insieme a quello di Gerardi, anzi due cambi, perché entrano anche Bojinov e Bellazzini. Allora, fuori il terzino sinistro Lasco e dentro Bellazzini con il 7, fuori il terzino e dentro un esterno d'attacco con il numero 7. E ora vediamo Bojinov al posto di chi entra per Giacomelli. Dunque fuori l'attaccante di sinistra e dentro Bojinov con il numero 9. Ora vediamo chi va a fare l'attaccante di sinistra alla fine della Vicenza. Non ha più cambi Alessandro dal canto. Allora Bojino si piazza subito centrale, ha mandato largo a sinistra Malonga, dunque Bojino va a punta centrale con Tiribocchi, Malonga largo a sinistra e Semioli largo a destra. Questo lo schieramento di dal canto da qua alla fine. Pallone restituito dal Vicenza alla Regina, perché aveva messo fuori la palla il portiere Pagliocco. I cambi dunque sono arrivati contemporaneamente, quello di Bellazzini e quello di Bojinov. Finora quattro cambi nel secondo tempo, un paio di minuti di recupero, più un altro per l'infortunio di Campagnacci. Scaramento del pallone Temai, ma c'è fallo. Calcio di punizione. Il Vicenza, così com'è, andrà fino al 90esimo. Vi ripeto, 4-2-4. Con Cinelli e Ciaramitaro centrali e poi quattro attaccanti puri là davanti. Bojinov la mette lui, Adesio spazza via, rimessa laterale per Semioli, si avvicina Bojinov, Semioli, Semioli punta Barilla,
prova a saltarlo, cross è buono, palla in mezzo, ma Longa non ci arriva, mischia, la risolve Pocino che recupera, ancora Pocino all'indietro, si fa vedere l'arco a sinistra Bellazzini, eccolo appena entrato il numero 7, Bellazzini, parte il cross in mezzo, ma Longa fermato da Colucci, poi Etemai, stop e rinvio, no, ci ripensa Etemai, Armellino, Etemai, gioca su Di Michele, Di Michele dietro per Colucci, Colucci per Simone Rizzato, rilancio del capitano, non riesce a servire nessuno, siamo alla mezz'ora adesso, un quarto d'ora alla fine, la rimessa effettuata dagli uomini dal canto che soffre accucciato davanti alla sua panchina, Gentili, anzi è passato a tre dietro adesso il Vicenza che difende a tre, Padalino, Milanovic in mezzo e Gentili a centro-sinistra, è un 3-3-4 praticamente, sì un 3-3-4 sbilanciatissimo in avanti, Bellazzini, lascia lì, Ciaramitaro, Cinelli, Bocinopa, la mette in aria, trova però Antonazzo, mette fuori il pallone per Gerardi che poi viene agganciato, fallo su Gerardi, calcio di punizione a favore della Regina, appena entrato Gerardi si conquista un calcio di punizione importante, manca un quarto d'ora alla fine del campionato, sugli altri campi tutti pareggi, 0-0 Verona-Empoli, 0-0 Sassuolo-Livorno, 1-1 Novara-Lanciano, Brescia vince 2-0 col Varese, qui è 0-0 per il calcio di punizione, per il fallo su Gerardi, va Adesio, Gerardi sfiora, Padalino, non ci arriva Gerardi, Semioli, la rimessa è di Semioli, lascia Semioli per Padalino, dal canto chiede ai suoi di sbrigarsi, con le mani Padalino, fischia Varacani, l'intervento falloso è su Colucci, problema ginocchio sinistro per Colucci che d'esperienza comunque ha giocato un'ottima partita di grande quantità, ha tenuto, ha dato nervo, ha dato quantità e muscoli al centrocampo di Pilloni, punizione battuta da Bergamelli, palla che passa Gerardi contro Padalino, va alla bandierina Gerardi, Padalino e Gerardi di fisico si sfidano, la palla non esce, adesso sì, rimessa dal fondo, la toccata Gerardi per ultimo, rimessa dunque dal fondo per Bremek, 32esimo adesso, ci fa vedere fuori dall'area di rigore Milanovic, Bremek gli chiede di salire, butta lungo il pallone Bremek, pallone sfiorato da Colucci, lotta Bocinov, appoggio per Semioli, Semioli su Malonga, Malonga non riesce a chiudere sul pallone, l'ultimo a toccare lui, e guardaline dalla rimessa alla Regina, rimessa laterale dunque per la formazione di Pillon, un occhio al campo e uno al cronometro per i tifosi del Vicenza, mentre rosso, rosso per Malonga che viene espulso, rosso diretto, deve aver detto qualcosa all'arbitro, il guardaline gli aveva dato la rimessa laterale contro, Malonga continuava a protestare e viene cacciato da Varacani, Vicenza in 10 al 33esimo del secondo tempo, perde il suo attaccante Malonga, la rimessa laterale, il guardaline l'aveva decisa a favore della Regina, evidentemente gli è scappato qualcosa a Malonga, che arbitro e guardaline hanno sentito, rosso diretto, fuori Malonga, Vicenza in 10 per gli ultimi 12 minuti di partita. Va con le mani Barilla, adesso la Regina ha l'uomo in più da qua alla fine per portare in fondo il pareggio che vorrebbe dire salvezza e un altro anno di Serie B, Padalino a chiudere su Gerardi, Padalino in mezzo a due, Colucci recupera un altro pallone, Colucci, ancora Colucci in mezzo a due avversari, Gerardi, Gerardi cerca il tiro in porta, sorveglia tutto Bremek, si lamenta un po' di Michele perché dalla parte opposta si era smarcato, a rilancio Bremek, adesso il modulo del Vicenza è un 3-3-3 dopo l'espulsione di Malonga, tre difensori, tre centrocampisti, tre attaccanti che sono Bocinov, Tiribocchi e Semioli con Bellazzini a centrocampo insieme a Cinelli e Ciaramitaro, fallo di Di Michele, calcio di punizione, batte rapidamente Ciaramitaro, Ciaramitaro per Gentili che avanza, Gentili, si sgancia anche il difensore Gentili, quasi al limite, Gentili allarga per Bellazzini, zona cross, Bellazzini colpisce Antonazzo, la rimessa del Vicenza, 11 minuti alla fine, Bellazzini con le mani,
si avvicina Bocinov, eccolo Bocinov, fermato Bocinov, la palla è della Regina che tarda a liberarsene, il solito Adesio che scaraventa via, le urla di Adesio che chiede ai suoi di salire, soprattutto centrocampisti e attaccanti vengono allontanati da Adesio che urla di non farsi schiacciare. Bremek intanto recupera il pallone, lo lascia a Milanovic, Milanovic per Gentili, per Cinelli, Padalino, Padalino, Bocinov fermato ancora dall'ottimo Beppe Colucci, Etemai, Colucci, Colucci con freddezza combina con Di Michele, Gerardi, Etemai, Armellino all'indietro per Antonazzo, stop e rilancio lungo di Antonazzo a cercare Di Michele, ci arriva Padalino che però tocca in fallo laterale, concede alla Regina questa rimessa dalla tre quarti, Barilla, Di Michele, abbiamo superato l'ottantesimo, 80 minuti, 15 secondi, 10 minuti gli ultimi alla fine del campionato, si lotta lì in mezzo, c'è fallo su Ciaramitaro, fallo di Colucci, calcio di punizione a favore della Regina, si rialza Ciaramitaro, 10 minuti alla fine del campionato, per il momento sarebbe Serie C per l'Ascoli che sta pareggiando a Cittadella e per il Vicenza che pareggia con la Regina, niente play out, Barilla, ancora Barilla, sfida Padalino, ancora Barilla che porta fuori il pallone dalla propria metà campo, non riesce a infilarsi tra i due, Padalino dietro per Milanovic, Milanovic, i tifosi urlano a Milanovic di buttarla lunga in avanti, Bellazzini, ripeto il Vicenza in 10, espulso Malonga al 33esimo del secondo tempo per qualche parola troppo pesante verso arbitro e guardaline, colpo di testa di Antonazzo che ha giocato bene da terzino destro stasera, in mezzo a campo Etemai senza badare troppo allo stile, calcia via il pallone Etemai, lo consegna però a Milanovic, poi Padalino, Padalino per Cinelli, Cinelli in avanti, Ciaramitaro salta l'avversario che era Etemai, apre bene sulla destra per Semioli, zona cross, la mette Semioli, palla che spiove, Baiocco, impresa alta, Baiocco, fallo su di lui, calcio di punizione, fallo sul portiere Baiocco che rimane a terra, l'arbitro chiede al medico di entrare in campo, segniamoci anche questo ingresso del medico della Regina, è il secondo ingresso del dottor Favasoli per soccorrere stavolta Baiocco, travolto così da Ciaramitaro, il fallo c'era. 37esimo, vedete che Padalino chiede ai tifosi di non contestare la squadra, di aiutarla, il gesto di Padalino con il dito indice al naso nei confronti della tribuna che rumoreggiava, perché chiaramente adesso il tempo stringe, ma Vicenza avrebbe bisogno di un appoggio, mentre qua rivediamo l'espulsione di Malonga, qui c'è il groviglio, la palla va fuori, Malonga protesta col guardaline, ancora protesta col guardaline, poi resta nei paraggi, vedete che continua a gesticolare nei confronti dell'assistente e dell'arbitro, che alla fine tira fuori il cartellino rosso per lui, infortunio per Baiocco, resta a terra il portiere della Regina, seconda interruzione, mentre qua vediamo l'espulsione di Malonga che lascia il campo, due stop per l'arbitro in questo secondo tempo, infortunati Campagnacci e Baiocco, dunque due minuti di recupero più quattro sostituzioni fanno altri due minuti di recupero, dovremmo avere almeno quattro minuti di recupero dopo il novantesimo e mancano ancora due cambi a Pillon, si riparte Semioli, Barilla, Cinelli, Bocinov, Bocinov chiuso da Etemai, Etemai cerca la carambola su Bocinov, la palla è uscita secondo il guardaline, si guarda la coscia Bocinov, la rimessa a favore della Regina, 38 e 20 secondi a Cittadella, sempre 0-0 tra Cittadella e Ascoli, il Lanciano pareggia 1-1 a Novara con le mani rizzato, Gerardi tocca la palla lui in fallo laterale, la rimessa del Vicenza con le mani Padalino, finale di campionato entusiasmante, si gioca qui a Cittadella e a Novara, tra Novara e Lanciano sono tre partite legate una all'altra, palla che spiove su Bergamelli, la tiene Gerardi, la consegna Etemai, parte il lancio ma è corto per Di Michele, l'ha recuperata Milanovic, poi Gentili, avanza Gentili, Bellazzini, Bellazzini si fa vedere ancora il
Vicenza con Padalino che invoca il pallone, viene servito da Cionamitaro, parte Padalino, salta Gerardi, Padalino la mette in mezzo, Bocinov, palla che rimane in zona a Dejo, poi Barilla fermato da Semioli, fallo col braccio, la prende Semioli, calcio di punizione, protestano quelli del Vicenza, punizione contro Semioli che urla all'arbitro la sua rabbia, Bocinov, abuso duro con Baracani, Bocinov e Semioli dall'arbitro. Gli ha fischiato il fallo di mano, l'ha presa col braccio secondo l'arbitro Semioli, vediamo. Sì, braccio destro. Braccio destro, gomito destro. Forse non volontaria. È arrivato in corsa, col braccio un po' largo. Calcio di punizione per la Regina. Sono gli ultimi 5 minuti di campionato. 85esimo minuto di Vicenza Regina. Il Vicenza continua ad inseguire un gol che lo porterebbe al play-out. La Regina con i denti porta a casa per ora lo 0-0 della salva. Batte lungo e calcio di punizione Baiocco. Palla che spiove su Gerardi che la sfiora. Pallone in fallo laterale. Con le mani Padalino. Ovviamente Pillon non ha nessun interesse a effettuare i due cambi che ha ancora a disposizione perché prolungherebbe ulteriormente il tempo di recupero, cosa che non gli conviene. Adejo contro Tiribocchia, la meglio Adejo, poi niente mai di testa. Gerardi per Di Michele, Di Michele per Barilla. Barilla ancora a cercare Di Michele. Fermato, gli dà una mano Gerardi che porta il pallone sull'esterno. Gerardi, la tocca per Di Michele. Arriva a chiudere sulla traiettoria, subisce anche fallo qui il giocatore del Vicenza col quale si scusa Gerardi, era Cianamitaro. Fallo su Cianamitaro, questo è l'intervento di Gerardi, dritto sullo stinco. Posizione già battuta, Cinelli, Semioli, Semioli indietro per Milanovic, Milanovic, l'apertura nel settore di Cianamitaro, Bellazzini largo a sinistra, eccolo che viene servito, ancora Bellazzini, palla per Gentili, invoca il pallone in avanti Bocinov, così come Tiribocchi, Padalino invece la tiene bassa, Semioli d'esterno per l'anticipo di Adejo, poi Bergamelli, Adejo aveva anticipato Tiribocchi, arriva ancora Gentili, Gentili si allunga il pallone, glielo toglie Barilla, lo riconquista Padalino, forcing finale, assedio finale del Vicenza, Semioli, ma il tempo stringe, Semioli all'indietro, non difende più nessuno per il Vicenza, tutti avanti, Gentili la butta lunga nella mischia, troppo lunga la parata di Baiocco per i fotografi, 42 sul cronometro, 3 minuti alla fine del campionato, poi recupero. I verdetti per ora sono Ascoli e Vicenza in Serie C1. Il Vicenza non gioca in Serie C da 20 anni. Servirebbe un gol al Vicenza per evitare la Serie C. La Regina non può concedere nulla perché il Lanciano pareggia soltanto a Novara. Alza il pallone Padalino. Spazza via ma sbaglia anche Gentile, anzi era Lasco, chiedo scusa, era Cianamitaro, poi c'è il fischio dell'arbitro per il fallo calcio di punizione a favore del Vicenza, questo è l'intervento fischiato su Gentili, fallo di Gerardi, batte lungo Bremek, palla che spiove sulla tre quarti, Milanovic fermato, Colucci, Colucci inseguito da Semioli, Milanovic, Colucci in scivolata, si lotta ormai con grande accanimento su ogni palla, Bocinov lungo per Tiribocchi, troppo lungo, lascia sfilare il pallone Baiocco. Siamo arrivati al 43esimo adesso, tra 2 minuti il quarto uomo darà l'entità del recupero che dovrebbe essere di 4 minuti, sarà fondamentale vedere se finisce prima Cittadella Ascoli rispetto a questo Vicenza Regina. Batte lungo Baiocco, spostato Gerardi, lo ha visto l'arbitro, il fallo su Gerardi, calcio di punizione dunque a beneficio della Regina. Alla Regina serviva almeno un pareggio, per il momento la squadra di Pillon ottiene ciò che voleva, cioè il punto. Per il calcio di punizione Colucci, Barilla, Barilla per Gerardi, Gerardi pressato da Bocinov, in mezzo per Colucci, ancora Gerardi, Gerardi tiene palla, Gerardi prova a saltare Cianamitaro che però alla fine gli soffia il pallone. 43-40 secondi, va lungo il Vicenza, le urla di Adejo che va in sforbiciata e allontana, mette giù Semioli, palleggio di Semioli, Semioli verso la bandierina, Semioli con tre della Regina che lo accompagnano, ancora Semioli, la palla passa comunque e Temai allontana,
comincia in questo momento l'ultimo minuto di partita, ultimo minuto, cross di Padalino, allontani Teste Temai, palla che rimbalza con Gentili che anticipa Di Michele, Gentili la butta lunga in aria, pallone che rimbalza, attenzione a Bergamelli, la girata sul fondo di Milanovic è rimessa per la regina, tiro di Milanovic all'89esimo e 20 secondi, ha preso una botta Bergamelli alla caviglia. Rimane inginocchiato sul prato mentre rivediamo il tiro di Milanovic con la palla sul fondo. Si sta rialzando adesso Bergamelli. Questo ancora il replay della conclusione di Milanovic. Nel groviglio un colpo ma non è niente di grave perché Bergamelli è già in piedi. Tra 20 secondi il quarto uomo darà il recupero. Mi aspetto 4 minuti. Intanto Bocinov non controlla. Alle sue spalle c'è Ramitaro però. Semioli. Attenzione a Ciaramitaro, pronto al cross, l'effetto, palla in mezzo e Temai in volo, allontana. Stop di petto di Semioli, prova a saltare l'uomo, ci riesce. D'esterno la mette dalla parte opposta dove c'è Armellino, stop e rilancio di Armellino, parte il contropiede, 5 minuti di recupero. 5 minuti di recupero, segnalate adesso dal quarto uomo, va in contropiede di Michele, rilancio per... Nino Barilla, gli ultimi 5 minuti della stagione cominciano adesso, all'indietro Barilla per Di Michele, congela il possesso palla di Michele, aspetta l'arrivo di Rizzato, lo serve, il capitano torna ancora da Barilla, toccato da Padalino, arriva il cartellino giallo per Padalino, fallo su Barilla, 45-30, ammonito il giocatore Padalino del Vicenza, primo ammonito tra i biancorossi oggi per l'intervento che rivediamo, 91esimo minuto di gioco. Calcio di punizione a favore della regina che tiene il pallone lontano dalla propria area di rigore, ma sarà lunghissimo il recupero. Sono 5 minuti concessi dal quarto uomo, si alza l'urlo regina dalla curva alle spalle di Premek. Calcio di punizione va a battere Barilla, pronto Premek. Vediamo cosa sceglie Barilla, sceglie il passaggio su Gerardi. Gerardi, Barilla, ancora per Gerardi ma c'è Padalino, Ciaramitaro. Poi Semioli che scarica il pallone addosso a Barilla. 46 minuti e 10 secondi. Mancano esattamente 4 minuti alla fine del campionato. 4 minuti per chiudere la stagione. Vicenza per ora in C. Parte il lancio. Nessuno interviene sul pallone. Adejo, ancora lui. Ricaccia la palla a centrocampo. Dove c'è Ciaramitaro che la mette giù. Disturbato da Gerardi che gli toglie il pallone. Ancora Gerardi. Parte il lancio per Di Michele. Sta uscendo con i piedi Premek. Non c'è il vantaggio. C'è cartellino giallo. E calcio di punizione. Giallo per Gentili. L'arbitro ha aspettato un attimo per vedere se ci poteva stare la norma del vantaggio. E poi da... calcio di punizione e cartellino giallo a Gentili. Siamo arrivati al 92esimo, sta per entrare Rodrigo Eli, un difensore in più nella regina, ed esce Di Michele. Questo cambio porterà 30 secondi in più di recupero, ma Pillon decide di effettuarlo comunque, dunque rinuncia a Di Michele, mette dentro un altro difensore la formazione di Pillon. Intanto è finita adesso a Verona, è finita 0-0 Verona-Empoli, il Verona in Serie A, l'Empoli ai playoff, finale adesso a Verona, qui si gioca ancora, 47 e 20 secondi, si andrà fino al 50esimo ma credo oltre, dovremmo andare a 50 e 30 secondi per questo cambio, un difensore in più, Rodrigo Eli che si piazza subito in mezzo tra Bergamelli e Adejo, se ne va Di Michele. Riceve il 5 dal dottor Favasulli, Davide Michele, intanto allontana il pallone Gerardi e per questa perdita di tempo viene ammonito, giallo anche per Gerardi, ammonito Gerardi dopo Bergamelli, 47-40 secondi, tutto pronto per questo calcio di punizione, la gioca lunga Padalino, palla buttata verso il limite dell'area di rigore, Adejo di testa, ancora lui, la tiene Gerardi, la poteva gestire meglio, invece la consegna a Cinelli, 48 adesso, 2 alla fine, 2 minuti ancora, pallone che spiove con Rodrigo Eli appena entrato che va a colpire di testa, la mette in fallo laterale, c'è un giocatore di Vicenza che si è fatto male e infatti non si può ripartire, Padalino voleva effettuare la rimessa con le mani, non si può ripartire però perché ha preso una botta al capo il giocatore biancorosso nello stacco contro Rodrigo Eli ed è Ciaramitaro che si rialza. A Cittadella anche lì come qui a Vicenza sono stati dati 5 minuti di recupero. A Cittadella sono a 48-30, 0-0 Cittadella-Ascoli, qui 48-30, 0-0 Vicenza-Regina, perfetta contemporaneità di tempi tra Cittadella e Vicenza. Padalino, parte il cross, palla che spiove in mezzo, la mette fuori ancora Adejo che poi si lancia verso questo pallone, in vantaggio c'è Tiribocchi, seguito da Antonazzo, Tiribocchi ed Antonazzo, la meglio Tiribocchi, poi all'indietro Pellazzini, 49 minuti adesso,
un minuto alla fine dei 5 di recupero. Va profondo Cinelli, palla che spiove sul limite, Simone Rizzato, ancora Padalino, inseguito da Gerardi. Gerardi che ostacola Padalino, la rimessa è della Regina, effettuata già, ma sbaglia Padalino perché la rimessa viene concessa dall'arbitro alla formazione di Pillon. 49-20 secondi, mancano 40 secondi alla fine, si agita Pillon davanti alla sua panchina, ma per il cambio di Eli per Di Michele credo non si finirà al 50esimo ma a 50-30. Intanto porta fuori il pallone Barilla, Barilla per Gerardi, Gerardi ancora, cerca Barilla, non lo trova, fallo di Gerardi su Padalino, calcio di punizione per il fallo di Gerardi. 49-40, una delle ultime chance della partita per il Vicenza, pronto a calciare lungo Padalino, la mette profonda Padalino verso il limite dell'area di rigore, la sponda in aria, Bergamelli a vuoto, il tiro, Paiocco a chiudere, Paiocco salva tutto al 95esimo con i piedi, Paiocco solo davanti a Paiocco, era arrivato il difensore Gentili, ci riprova con il Vicenza, adesio di testa, un brivido al 95esimo, solo davanti a Paiocco Gentili salva il risultato. Si gioca 50 minuti e 20 secondi, si continua, attenzione al pallone portato avanti dal Vicenza, ultimi secondi di questo grande match, palla che spiove al limite, Adesio, un muro di maglia della Regina, è finita, è finale, la Regina si salva con lo 0-0 di Vicenza, il Vicenza con il pareggio non ottiene il suo obiettivo, tutti i giocatori della Regina si abbracciano intorno al portiere Paiocco, guardate la mischia che si sta creando, tutti i giocatori della Regina da abbracciare Paiocco, sua la parata al 95esimo sull'errore di Bergamelli, questa è la parata che salva il risultato, la parata su Gentili, era solo davanti a Paiocco Gentili, non riesce però a superarlo la Regina, dunque viene lo 0-0 grazie a Paiocco, decisiva la sua parata all'ultimo secondo di partita, eravamo al 95esimo. Paiocco dunque l'uomo del match, mentre i tifosi della Vicenza esterrefatti per l'esito di questo campionato devono assorbire una retrocessione in Serie C che fa veramente veramente male. Il Vicenza torna in Serie C, cosa che non accadeva da 20 anni, l'ultima volta che il Vicenza ha conosciuto la C era il 1993, il Cittadella ha segnato nel recupero 1-0 sull'Ascoli e dunque i verdetti sono chiari, il Vicenza e l'Ascoli lasciano la Serie B win. Pillon saluta la terna arbitrale, l'allenatore della Regina ha portato a casa il suo compito, era stato chiamato a metà marzo per salvare la Regina e Pillon che sta lasciando il terreno di gioco ha ottenuto ciò che il presidente Foti gli aveva chiesto, vedete Pillon vicino all'imboccatura del tunnel che sta lasciando adesso il terreno di gioco, l'allenatore trevigiano, eccolo che rientra adesso soddisfatto per questo che è uno 0-0 che suona come una vittoria, gioia da una parte, grande amarezza dall'altra, vedete Semioli con i suoi compagni che è sulle gambe, la partita si decide qui sul fischio finale dell'arbitro, la gioia dei tifosi, dei giocatori della Regina, 0-0 dunque, super spot, poi torniamo per la chiusura. Eccoci ancora alla Vicenza, da pochi minuti il Vicenza ha lasciato la Serie B, 20 anni dopo la promozione del grande Vicenza di Mimmo Di Carlo, di Sterkele, di Fabio Viviani, con Vicenza che nel 93 conquistò la B per aprire poi un grande ciclo anche in Serie A. Le lacrime dei giocatori biancorossi sono poi il segnale che insomma era una stagione nata storta, una stagione che il Vicenza stava per rimettere in piedi all'ultimo ma che oggi non è riuscito a raddrizzare. Serviva una vittoria alla Vicenza, la vittoria non è arrivata, complice anche una parata che al 95esimo ha detto di no a Gentili sul tiro da due passi, Paiocco si è superato, lacrime per Maurizio Ciaramitaro che è uno degli ultimi a lasciare il terreno di gioco. È tutto dunque qui da Vicenza, i tifosi della Regina fanno festa, quelli di Vicenza piangono per una retrocessione che arriva dopo 20 anni. Da Antonio Lucera grazie a tutti per l'attenzione, grazie ai tecnici e agli operatori che hanno lavorato oggi qui al Menti, ad Amedeo Foroni in regia, finale Vicenza e Regina 0-0, gentili signore e signori, buonasera.